Allora, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti su questa serata. Io ho il compito semplicemente di introdurre poi gli oratori, ma anche di dettare un paio di regole, che sono queste. Gli assessori, passerò prima la parola al sindaco, che farà una breve introduzione, e poi parleranno gli assessori. Io ho un cronometro, hanno a disposizione 10 minuti a testa, perché non vogliamo rendere la serata troppo lunga, troppo insomma noiosa. Faremo in modo di essere sintetici, ma dire tutto quello che è importante e necessario dire. Io vi chiedo la cortesia di eventualmente segnarvi le domande che vi vengono in mente di fare e farle alla fine. Magari ci prenotiamo alzando la mano, io mi segno, poi facciamo in ordine al termine di tutti gli interventi, così lasciamo agli assessori il tempo e lo spazio per esporre. Va bene, allora io passo la parola al sindaco e mi prendo il mio cronometro. Il sindaco però non lo cronometro, cronometro dopo gli assessori. Va bene, grazie Cristina Manfredi, per chi non la conoscesse, consigliera comunale. Innanzitutto voglio ringraziarvi per essere qui questa sera e per aver invitato al nostro incontro. Come avete visto dal titolo, vuole essere un resoconto di mandato e soprattutto una visione rispetto al futuro. Rispetto a un futuro che prevede circa un anno e mezzo di mandato ancora, e quindi diciamo che è il periodo in cui si tirano i remi in barca. Vogliamo fare il punto della situazione, dove siamo arrivati oggi e dove arriveremo, dove vogliamo andare. Sapete benissimo lo scenario di... Prego, ci sono dei posti qua là. Cammina su. Come sapete, lo scenario di questi anni è stato uno scenario particolare. Abbiamo avuto diverse criticità, ma nonostante tutto abbiamo lavorato in grande sinergia tra amministratori, dipendenti comunali e anche tutte le realtà del territorio che collaborano con l'amministrazione. Chiaramente gli obiettivi raggiunti sono stati tanti, ma partiamo dall'inizio. 2019, obiettivi di mandato che chiaramente erano quelli scritti nella carta del programma, ma anche gli obiettivi in continuità con quello che è stato il mandato precedente, che appunto ci vedeva comunque sempre protagonisti. Quindi obiettivi in continuità e obiettivi nuovi. Eravamo carichi di entusiasmo, purtroppo, come sappiamo tutti, è arrivata la pandemia. Perché è importante dirlo e non nascondersi dietro un dito? Perché lo sappiamo tutti, tutto il mondo si è fermato. Ma quando si è fermato per la pandemia, tutto questo ha creato per le amministrazioni delle grandi problematiche di gestione dei dipendenti, perché dovevamo assicurare la sicurezza ai nostri dipendenti, dovevamo garantire il lavoro in modo adeguato e fruttuoso nonostante le distanze. Abbiamo cercato di mettere in atto, in sinergia con tutte le aree del comune, le azioni per mettere in sicurezza tutti. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra di tutto il territorio. Io non mi stancherò mai di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con l'amministrazione per far sì che si rispondesse ai bisogni dei cittadini, ai tantissimi bisogni dei cittadini, e quindi organi istituzionali, associazioni e cittadini singoli si sono rimboccati le maniche e insieme in squadra abbiamo affrontato la pandemia, tanto da diventare anche un caso nazionale, per cui io sono orgogliosa dei miei cittadini, di tutti voi e di tutti quelli che sono a casa. Stavamo gestendo la pandemia e quindi anche gli aspetti finanziari della pandemia, perché non nascondiamo che gli aspetti finanziari anche e gestionali legati alla pandemia erano tanti. Sembrava che ci stavamo risollevando, finalmente si riusciva a recuperare lo spazio per programmare e gestire la comunità e i progetti. È arrivata la guerra, scoppia la guerra, lo sappiamo anche qui, tutti ne siamo a conoscenza, rallentamento di tutti i procedimenti,
ma anche aumento di tutti i costi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sicuramente usufruito degli aiuti del governo che sono diventati aiuti per la comunità, per il comune che poi li ha messi a disposizione per la comunità, sia durante la pandemia sia durante la gestione della crisi emergenziale legata alla guerra. Le nuove strategie ci hanno permesso comunque di non far mancare mai i servizi alla persona, i servizi ai cittadini. Abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo e questo è anche il nostro obiettivo futuro, non far mancare mai i servizi, ma anzi, dove è possibile, potenziarli. È chiaro che il compito dell'amministrazione però a questo punto qual è? Quello proprio di decidere quali sono gli obiettivi, le azioni da mettere in campo. E queste azioni come si decidono per un'amministrazione? Valutando innanzitutto i bisogni, le necessità, gli obiettivi che uno si è prefisso durante il mandato e trovare delle strategie adeguate per sopperire alle problematiche. Abbiamo preso delle decisioni, nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di mantenere comunque gli aiuti senza aumentare i costi, almeno fino ad oggi. Quali sono stati gli obiettivi, i macro obiettivi che abbiamo raggiunto? Forse noi non siamo stati molto bravi nella comunicazione di tutto quello che abbiamo fatto, proprio perché eravamo talmente concentrati da un lato affrontare le emergenze, dall'altra a gestire la macchina operativa, che un po' ci siamo dimenticati o comunque non siamo stati molto bravi nel comunicare, però l'abbiamo fatto. Innanzitutto siamo riusciti a raggiungere questo grande obiettivo di avere i finanziamenti del PNRR. Non tutti i comuni l'hanno fatto, noi ce l'abbiamo fatto, ma soprattutto siamo riusciti a portare avanti il procedimento nonostante tutte le difficoltà. E ci sono questi tre grandi progetti che poi l'assessore alla partita racconterà meglio, che vede il campo sportivo, che era già un nostro obiettivo di mandato, che si realizzerà con i fondi del PNRR. Finalmente l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico del castello e poi l'area feste, che potrà avere finalmente una veste più consona all'uso. Abbiamo avviato il PGT, anche questo, grande lavoro. L'efficientamento energetico, un grandissimo obiettivo, perché le scuole, praticamente tutte le scuole, noi non ne abbiamo una o due, ne abbiamo sei di scuole, gran parte dei lavori dell'efficientamento energetico è stato fatto nelle scuole e anche negli edifici comunali, e questo si traduce in un risparmio economico visto l'aumento delle bollette. La sicurezza che è stato un grande problema all'inizio del nostro mandato, perché c'era una sensazione, una percezione di insicurezza. Abbiamo fatto un grande lavoro con la polizia locale, i carabinieri e anche le associazioni. Tra l'altro ringrazio, c'è anche qui fuori i carabinieri in congedo che non mancano mai, e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra sulla sicurezza stradale e sicurezza urbana. Stradale, tutti gli attraversamenti pedonali rialzati per garantire la sicurezza ai pedoni nell'attraversamento, urbana proprio la percezione e la prevenzione delle truffe per gli anziani ma anche per gli adulti. Siamo riusciti a dare in concessione la gestione delle reti idriche e quelle fognarie. Grande risultato, perché fino al 2020 la gestione di queste opere era in carico all'amministrazione. Cosa vuol dire? Che le amministrazioni negli anni non hanno potuto elargire molti fondi per la manutenzione delle reti idriche e fognarie, e quindi sapete tutti i nostri sistemi sono degli anni 20, quindi chiaramente hanno delle grandi carenze, ma non soltanto nel comune di Malnate, sia ben chiaro, in tutta Italia, perché sono state tutte istituite all'inizio del secolo scorso.
con la concessione ad Alfa e alle reti abbiamo messo in atto delle grandi sinergie con queste e abbiamo avuto gli interventi molto importanti di cui vediamo gli esiti ancora oggi e che speriamo di sistemare, e mi riferisco alle strade. Siamo riusciti a istituire il DUC, in questo comune non c'è mai stato il distretto urbano del commercio, un grande obiettivo perché questo significa ricevere fondi che si traducono in azioni che poi gli assessori andranno a raccontare, azioni sul territorio. Riusciremo a riqualificare meglio una parte del nostro centro, cioè la via Matteotti e la piazza Tessitrici, grazie alle azioni legate al DUC. Il PEBA, mi ha fatto piacere vedere Giovanni, non lo vedo più adesso, è qui, abbiamo voluto fortemente istituire il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, che adesso ce n'è una perché non c'è. Un grande obiettivo questo, abbiamo, come leggete, avviato il PEBA è un lungo progetto che deve vedere la partecipazione di tutti i cittadini, che devono mettere in evidenza insieme agli uffici le barriere che poi andranno ad essere abbattute. La Smart City, questo grande nome Smart City, è legato a tutto quello che è la digitalizzazione della nostra amministrazione. La pandemia ha portato questo come vantaggio, il fatto di aver obbligato tutte le amministrazioni ad accelerare quei percorsi che erano in atto. Devo dire che abbiamo ottenuto anche dei importanti finanziamenti in questo senso, e quindi poi lo diremo, molti servizi ad oggi sono online. O ad esempio un altro progetto importante della Smart City è quello di avere la videosorveglianza in tutta la città. Io dico per scherzare, ormai siamo il Grande Fratello, perché sappiamo chi entra e chi esce da Malgate. E poi va bene, rifiuti e l'ambiente è il nostro caposaldo, che continua nella gestione sia per la riduzione dei rifiuti, tanto da essere ancora premiati come uno dei comuni ricicloni in Lombardia, e l'ambiente, perché sapete, per noi è importantissimo la valorizzazione dell'ambiente. Obiettivi importanti che chiaramente verranno tradotti nel futuro, da oggi in poi continueranno ad essere approfonditi e a portare a esiti di avvio o conclusione. Tra i nuovi obiettivi c'è il polo civico, che è uno di quei grandi, insieme alle rotonde, il PUMS, davanti al comune c'è la progettazione e la realizzazione delle rotonde per lo snellimento e la fluidificazione del traffico, sempre in attesa che poi la regione e le istituzioni sovracomunali ci permettano di avere una strada alternativa che porti fuori da Malgate i carichi pesanti dalla città. Intanto l'amministrazione sta progettando le rotonde. Polo e rotonde hanno avuto un grande rallentamento, uno a causa del Covid, perché chiaramente progettare a distanza era difficilissimo, due per l'aumento dei costi. Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con questo. Tutto il resto sono appunto progetti in via di attivazione e di avvio. Però tutti i nostri obiettivi, questi sono solo i principali, poi veramente nei vari campi, culturale piuttosto che sociale, ne abbiamo raggiunti tanti. Ripeto, fondamentale è sempre stato per noi non far mancare i servizi, cercare di non ridurre, anzi aumentare. Tutto questo però ha chiaramente la necessità di avere un bilancio che va costruito nel dettaglio in tutti i settori. E per questo io darei la parola a Nadia, che ci spiega un po' meglio, soprattutto il bilancio, tra i suoi obiettivi si concentra sul bilancio. Buonasera a tutti. Allora, prima di concentrarci sul bilancio di previsione 2023 che porteremo in Consiglio Comunale dopodomani per l'approvazione, volevo introdurre qualche concetto utile per permettervi di capire meglio quelle che sono le dinamiche legate al bilancio.
nel bilancio di esercizio di riferimento di un comune, quindi rispetto all'annualità che abbiamo così in oggetto, è importante sapere che bisogna distinguere tra quelle che sono le entrate che vanno a coprire la gestione corrente, cioè tutte le spese ordinarie, e quelle invece a carattere straordinario per gli interventi non periodici. La parte corrente riguarda quelle entrate e quelle uscite che hanno lo scopo di finanziare appunto la gestione ordinaria. Ad esempio, in questa categoria possiamo trovare le spese per gli stipendi di tutto il personale, beni di consumo, ad esempio i libri di testo per la scuola primaria, l'acquisto dei testi della biblioteca, eccetera, l'acquisizione di beni o servizi, quindi tutta la parte legata alle utenze, ai canoni, alla manutenzione ordinaria, al trasporto, il dopo scuola, i voucher, i minori struttura, afferiscono tutti a questa parte, e tutte quelle altre attività ordinarie e quotidiane che il comune deve portare avanti. Mentre la componente in conto capitale è quella che serve per finanziare gli investimenti, tutta quella parte legata agli investimenti, ossia quegli interventi non ricorrenti volti ad incrementare che cosa? Il patrimonio dell'ente. Quindi si parla di manutenzione straordinaria, acquisto di beni immobili, ma anche di beni immobili, facciamo riferimento a macchinari o software. Rispetto al bilancio 2023, un'analisi generale di entrate e uscite ci permette di vedere come manteniamo inalterate le aliquote IMU, la TASI vabbè soppressa, le entrate da evasione fiscale e tributaria, e poi vi andrò a dare una specifica anche del lavoro di accertamento che ha portato avanti l'ufficio, le tariffe a copertura parziale, servizi educativi, asilo nido, impianti sportivi, le abbiamo adeguate del 5% perché la stessa voce, lo stesso adeguamento l'abbiamo avuto rispetto all'inflazione nelle uscite appunto, e la minore entrata anche legata al trasporto scolastico. Nelle uscite la voce, diciamo così, preponderante è quella dei costi energetici. Noi abbiamo dovuto inserire 300.000 euro di fondi nostri per coprire i costi e rincaro energetico sull'annualità 23. La spesa relativa ai servizi associati del distretto di Varese ha avuto anche questa una crescita importante di 26.000 euro. Il nuovo contratto di illuminazione pubblica ha portato un esborso di 40.000, lo stesso trasporto scolastico ha avuto un aumento del 54,5%, poi se volete vi do anche le specifiche degli appalti, l'adeguamento contratto personale, anche questo chiaramente è stato in crescita, gli aumenti dell'area servizi allegati all'aumento del costo dei servizi dell'area alla persona, poi anche qui vi potrò dare delle specifiche. Vi faccio come dire un esempio, vi mostro questa slide secondo me esemplificativa che parla appunto dei servizi parascolastici. Come potete vedere, nella prima li abbiamo divisi nelle varie voci, vedete i colori pre, post, assistenza mense, dopo scuola, e anche qui potete vedere la crescita. Se guardate invece l'altra tabella, l'altro grafico, vi potete rendere conto di quella che è stata la crescita esponenziale di questi servizi rispetto alla spesa affrontata dal comune. Basti guardare la colonna del 19-20 e quella del 22-23 per rendersi conto che siamo quasi al doppio. Che cosa è cambiato dal 22 al 23? Beh, sicuramente mi ricollego a quello che diceva prima il sindaco, gli aiuti dovuti all'emergenza Covid. Noi avevamo sul bilancio 22 la possibilità di utilizzare ancora avanzo Covid per 192.000 euro che ha coperto insieme al bonus energia di 251.000 euro la voce delle utenze che ha iniziato a crescere a fine 21, che nel 22 ha avuto una crescita esponenziale, ma che ha trovato copertura perché la norma ce lo prevedeva nell'utilizzo dell'avanzo Covid e anche in questo bonus energia. Io nel bilancio 2023 ho potuto inserire solo 40.000 euro perché quello che è stato messo al momento della finanziaria, tra l'altro manca ancora il decreto di riparto, ma l'abbiamo già messo a bilancio, non abbiamo altre notizie su aiuti, per cui il bilancio deve chiudere con le forze che abbiamo. Siamo in attesa di capire se arriveranno i emolumenti ordinari dello Stato. Abbiamo inoltre utilizzato nel 22 un avanzo vincolato per spesa sociale per 72.500 euro, perché in quel momento potevamo, la norma ci permetteva di utilizzarlo e l'avevamo a disposizione. Inoltre abbiamo potuto utilizzare 43.000 euro che era un trasferimento che aveva come dire una finalità ben precisa, che erano gli interventi scolastici a favore dei bambini con disabilità, quindi siamo andati a coprire un numero maggiore di ore
e nel bilancio 2023 non si poteva tornare indietro, la volontà dell'amministrazione era ferma nel mantenere lo stesso numero di ore. Scusate, giusto perché nel passaggio tra un computer e l'altro, queste sono le X per dire che tutti questi finanziamenti non li abbiamo più ottenuti. Chiaramente se fate il conto pesa tanto tutto questo sul bilancio di un'amministrazione. Questo non è un 3 ma un 43, non sono sappiamo state bene le prime lettere. Sì, ci spiace, il passaggio tra un computer e l'altro. Quindi queste voci chiaramente che abbiamo potuto utilizzare per chiudere il bilancio 2022 non si possono utilizzare perché uno non lo prevede la norma, due non abbiamo indicazioni ancora chiare sui trasferimenti che arriveranno e quindi risultava difficoltoso. Le cose che vogliamo garantire... Perfetto, questo è quello che... abbiamo visto prima la differenza tra il 22 e il 23. Possiamo andare quindi oltre? Sì, 190.000 euro è l'avanzo Covid che abbiamo potuto utilizzare, il bonus energia è arrivato, quindi ci ha aiutato nella copertura del rincaro delle utenze, ma non bastava perché abbiamo dovuto utilizzare anche una parte di fondo Covid. E poi la spesa vincolata sul sociale, quindi l'utilizzo dell'avanzo vincolato, e 43.000 euro, una tantum che ci è stato dato nel 22 su quella parte degli interventi educativi nelle scuole, quindi abbiamo poi voluto mantenere lo stesso numero di ore di educatori anche per il 2023. Cosa vogliamo garantire? Sicuramente tutte le voci fondamentali dell'area servizio alla persona, questo è un punto imprescindibile, cioè anziani, disabili, con partecipazione di famiglie affidatarie. Il finanziamento completo del diritto allo studio che è già nel bilancio di previsione, il finanziamento delle progettualità legate a mandate scuole in rete che sono tutti dei progetti che sono legati all'istituto comprensivo, abbiamo inserito 6.000 euro sulle politiche giovanili, abbiamo portato a 70.000 euro la manutenzione ordinaria del verde, il numero degli interventi educativi oltre alla mancanza di quei 43.000 ha coperto anche. Abbiamo dovuto coprire anche l'aumento di circa 2 euro all'ora ad educatori e la maggiore richiesta di ore e chiaramente l'idea generale è quella di mantenere e potenziare i servizi in essere. Questo è il quadro degli investimenti di quel titolo secondo di cui parlavo prima, cioè della parte di gestione non ordinaria del bilancio. Se voi guardate le cifre direi che insomma, sono abbastanza importanti le cifre che verranno spese sul nostro territorio. Abbiamo asfaltature, facci vedere voi, abbiamo la riqualificazione urbana di Piazza Tessitrice, che una parte arriva da bando, una parte con fondi nostri, la riqualificazione urbana di Via Matteotti, sempre con fondi nostri, abbiamo poi l'adeguamento normativo antincendio e sostituzione e serramenti della scuola Sauro e poi stessa cosa per la Battisti, anche qui da bando, le cifre sono importanti. Ampliamento del refettorio della scuola BAI, sempre da bando, e poi PNRR, abbiamo tutta la parte di progettualità, digitalizzazione PagoPA che è già iniziata e in parte il comune aveva già iniziato su alcune attività, chiaramente adesso arrivano anche i finanziamenti e tutta una serie di scadenze ben precise che vanno seguite, dovranno essere seguite, il rifacimento del campo di Via Gasparotto, sempre dal PNRR, stessa cosa la riqualificazione del castello di Parco Primo Maggio e la riqualificazione dell'area feste. L'addizionale IRPEF, allora l'addizionale IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è un'imposta dovuta dalle persone fisiche per il possesso dei seguenti redditi, cioè questi redditi hanno questa addizionale, fondiari, cioè dei fabbricati dei terreni, di capitale e di lavoro dipendente, inclusi anche i redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente e redditi da pensione. La situazione contingente ha reso necessario, proprio per le cifre che vi ho detto prima, l'aumento dell'aliquota IRPEF dallo 0,3 allo 0,6%, con l'aumento previsto i cittadini di Malnati si troveranno a pagare 3 euro in più ogni 1.000 di guadagno lordo annui, è confermata invece l'esenzione a 15.000 euro, questo per proteggere sicuramente le fasce più deboli, tra l'altro 15.000 euro è una soglia molto alta perché quasi tutti gli altri comuni hanno soglie molto più basse rispetto a questa. Voglio chiudere dandovi così un'idea generale di quelli che sono stati gli obiettivi importanti raggiunti anche dall'area finanziaria e faccio riferimento ai servizi finanziari con il consolidamento e l'implementazione di tutto il sistema PagoPA che afferisce chiaramente a uno degli obiettivi di mandato che è la Smart City.
ad esempio, sistema Pago PA si utilizza per gli affitti, passi carrai, concessioni sale e sale matrimoni, dopo scuola. Abbiamo attivato ben 23 servizi. La redazione del bilancio consolidato, che è un'attività importante per l'area finanziaria, perché va a fare, come dire, a traguardare un'analisi di quelle che sono le partecipate, e i bilanci delle partecipate entrano all'interno del bilancio comunale. I servizi tributari, abbiamo portato avanti un importante contrasto all'evasione fiscale, all'elusione fiscale. Abbiamo in questi 4 anni mandato accertamenti IMU per 2.415.000 euro, DASI per 33.000 euro e sulla TOVASAP 2.500 euro. Abbiamo poi messo i nuovi regolamenti TARI, la nuova IMU e l'istituzione anche del canone unico con il relativo regolamento che ha sostituito appunto la TOSA per la pubblicità. Sui sistemi informativi, anche qui rientra la Smart City, abbiamo tutta una serie di servizi online che abbiamo portato avanti, come il portale servizi anagrafici, il portale dei tributi, quello dell'edilizia privata, le multe online, il portale Pago PA, il portale delle iscrizioni ai servizi educativi, che è stato molto apprezzato dai genitori e scolastici. Lo smart working, durante il Covid abbiamo attivato 50 postazioni da casa e piattaforma dedicata per le conferenze che ha 250 persone in contemporanea. Il passaggio all'iCloud degli applicativi comunali come il protocollo, il bilancio, l'anagrafe, e poi abbiamo aderito già ai 7 progetti del PNRR per la digitalizzazione, e ve li vado ad elencare perché questi li abbiamo già fatti: Cloud, Pago PA, Speed, CIE, EIDAS, esperienza del cittadino sito, istanze online, notifiche digitali, la APIO, la piattaforma digitale nazionale dei dati. Rispetto ai comitati di quartiere abbiamo proseguito l'attività e quindi il relativo monitoraggio di quello già iniziato nella precedente amministrazione, e la certificazione online che chiaramente afferisce all'anagrafe, con tutta una serie di certificati online che vanno dallo stato di famiglia, residenza, addirittura i cambi di residenza sul portale ministeriale, c'è il link sul sito del comune che rimanda al portale ministeriale, quindi il cittadino può effettuare il cambio di residenza senza nessun tipo di problema. Chiaramente servizi implementati durante il periodo del Covid. Grazie. Ecco, come vedete sono veramente tanti i progetti. Sparato di poco, 10 minuti sono finiti da pochissimo. Passiamo la parola all'assessore Albrigi. Assessore. Ve lo metto qua. Così. Sì, non ci via. Sono già partito. Buonasera, no, ma io parlerò molto meno. Bravo. Allora, potete leggere, cerco di fare una estrema sintesi di ciò che leggerete. Allora, cominciando dalle opere PNRR, vedete che è già stato fatto cenno, sono le 3 opere lì elencate, cubano per circa 3 milioni di euro e diciamo lo stato di avanzamento lavori è questo. Sono stati approvati i progetti definitivi delle Gasparotto, cioè lo stadio e il parco, il castello del parco Primo Maggio, e aspettiamo per metà di aprile il progetto definitivo per l'area feste in via Pastore. Poi per le rotonde stiamo aspettando il progetto definitivo che c'è stato da contratto e atteso per gli inizi di maggio. Per un totale, vedete, di 1.200.000. Abbiamo successivamente il polo civico che è, diciamo, in qualche modo stata per adesso l'area, il progetto probabilmente un po' più complicato, perché siamo partiti da una cifra sensibilmente più bassa, poi diciamo ci sono state alcune vicende complicate da risolvere e sostanzialmente siamo andati incontro a un grandissimo aumento dei prezzi, in alcuni casi le materie prime sono raddoppiate, quindi il costo è abbastanza aumentato, direi. Anche qua, diciamo, siamo in attesa qua da contratto come ultimo termine, se non altro, perché questo progetto è stato lungamente atteso, dibattuto, eccetera. Comunque dopo Pasqua dovremmo
entrare in possesso del progetto. Poi, diciamo, altro grande capitolo è stato quello degli acquedotti e delle fognature. Allora, lì vedete riportata, divisa in due, una prima parte che riguarda, ci tengo a dire, molti di voi lo sapranno probabilmente, io sono assessore da circa un anno e mezzo, quindi molte di queste opere sono state avviate dal mio predecessore Davide Feretta e portate avanti anche da lui. Quindi, diciamo, nella prima parte vedete il rifacimento di viale, di una parte delle fognature di Viale delle Vittorie e il relining di Via Brusa, che è stato fatto con fondi regionali. Poi in realtà poi vedete c'è una seconda parte, che è quella che, più recente, quella che ha rivisto la fognatura, il rifacimento della fognatura di Via Matteotti, il prossimo rifacimento, anzi rifacimento, in realtà è un'installazione ex novo della nuova fognatura che sarà fatta alla Folla in Viale Zara, e poi il rifacimento degli acquedotti in molte vie del paese. Lì non sono state quantificate perché, come accennato prima dal sindaco, da qualche tempo la gestione delle fognature è andata in capo ad Alfa, che è la società alla quale noi abbiamo aderito, e le reti sono invece la società che è responsabile del rifacimento delle acque potabili, del tubatore dell'acqua potabile. Ora noi ovviamente lì non spendiamo soldi, però c'è un grandissimo lavoro di, diciamo, per cercare di coordinare questa attività, quindi un sacco di riunioni che si fanno per stabilire tempi e metodi dell'azione. Qual è la freccia dopo? Allora, poi abbiamo per quello che riguarda le messe in sicurezza di strade e marciapiedi. Allora, io ho scritto, complessivamente siamo a quasi 3 milioni di euro, di cui 1 milione e 200 per le rotonde e 240 mila euro per il muro. Per quello che riguarda, anche lì ho già fatto un cenno, cioè abbiamo ovviamente proseguito nell'opera di asfaltatura e abbiamo cercato di realizzare, questo era nel progetto, nel programma del sindaco, di andare verso una messa in sicurezza di talune situazioni critiche, realizzando più o meno in tutte le parti del paese attraversamenti rialzati, atti a limitare la velocità dei veicoli. Per quello che riguarda gli efficientamenti energetici, vedete, sono divisi anche qua in due. Una prima parte, che è quella indicata con efficientamento ESCO, riguarda un contratto, non saprei come definirlo, fatto con una società esterna che ha realizzato opere per 4 milioni, circa 4 milioni di euro, oltre IVA, che è consistita, vedete, nell'efficientamento di numerose scuole cittadine. E poi c'è una parte che invece ricade sul nostro bilancio e anche qua potete vedere ha interessato scuole e palazzine comunali, la scuola Battisti, la scuola Sauro e la scuola Sabin, e potete vedere il costo diciamo complessivo, se volete ve lo dico, ammesso che ce l'abbia, sì, è di circa 1.200.000 euro, si ottengono facendo la somma delle ultime due righe poste in fondo. Poi qual è la freccia? Sbaglio, altrimenti. Allora, abbiamo poi altri, diciamo, opere, se volete, minori, chiamiamole minori, che non sono state quantificate e che riguardano nuove realizzazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere che sono state fatte sulle scuole, sulle attrezzature sportive, sui parchi e sui cimiteri. Lì non ho indicato tutte le cifre, anzi direi che ne ho indicate poche, risalta forse in questa diapositiva i 240.000 euro, risaltano i 240.000 euro,
che sono stati spesi, ma questa è una voce che ho già detto prima. Comunque, quella, sapete tutti, vicenda di il muro di Via Varese, attualmente ci sono costate, per quello che abbiamo dovuto fare fino adesso, 240.000 euro. Ecco, tutto questo, tutte quelle opere che potete leggere, cubano, diciamo, assommano meglio a un totale di circa 18 milioni di euro, che sono quello che abbiamo speso fino adesso in questi anni, per tutto quello che avete visto. Sono stato lì. Bravo, ci manca questa. Ah, scusate, quello più importante. Ovviamente, due minuti. Allora, queste sono ovviamente le cose che bisogna fare da qua a fine mandato. Allora, naturalmente, le opere PNRR richiedono un rispetto dei tempi piuttosto rigoroso. Noi vorremmo, anzi dovremo, arrivare alla sottoscrizione dei contratti con le imprese entro il 30 luglio 2023. Quindi, diciamo, ovviamente i progetti definitivi precedono, che avete visto prima, precedono il progetto esecutivo, poi bisogna andare in gara e cercare le ditte che realizzeranno i lavori, sperando di trovarle, perché diciamo una delle grandi difficoltà, i giornali leggiamo tutti, no? Una delle grandi difficoltà è reperire imprese, perché ovviamente c'è stato un po' l'assalto a forte fascia, cioè sia piccole imprese che grandi imprese sono state tutte catturate, sia per realizzare le opere 110%, sia per realizzare opere pubbliche che hanno queste scadenze così stringenti. Poi l'altra voce importante, il recupero urbanistico, è stato fatto cenno, di Piazza Tessitrici e, a Dio piacendo, della via Matteotti. Lo dico così perché il signore là a sinistra, tutte le volte che mi vede, al brigio, sicuro. Poi abbiamo l'esecuzione della rotonda, quindi la progettazione definitivo e l'esecutivo e la parte delle opere per la rotonda, la prima sarà ovviamente quella davanti al municipio, e infine per il polo l'approvazione definitiva dell'esecutivo e l'appalto delle opere. Questo è quanto. Ha avanzato 10 secondi. Eh? 10 secondi. Volevo essere più. I regali. Bene, vado. Vice sindaco Jacopo Bernard, nonché allora, assessore all'urbanistica. Buonasera a tutti, intanto grazie di essere venuti anche in buon numero a questa serata. Per quanto riguarda le mie deleghe, si interfacciano molto con quelle che sono le deleghe dell'assessore Albrigi. Gli uffici sono peraltro diretti dalla stessa persona, che è l'architetto Galli. Da una parte ci si occupa, per ciò che afferisce le mie deleghe, a pianificazione ad ambiente, mentre per quanto afferisce le deleghe dell'assessore Albrigi ci si occupa di quella che poi è la gestione. Quindi all'interno della pianificazione ovviamente l'obiettivo è quello di costruire i mezzi per dare la possibilità all'ufficio lavori pubblico gestione, che dir si voglia, di realizzare delle opere, di andare a fare e a mettere in atto degli interventi che siano importanti e di spessore per la città. Alle mie spalle potete leggere una serie di quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti all'interno di questi 4 anni di mandato. 4 anni di mandato che, è già stato detto, non sono stati semplicissimi, ma che siamo riusciti a gestire anche e soprattutto, permettetemi di dirlo perché se è già stato detto, non è mai detto abbastanza, grazie anche al contributo delle persone che lavorano all'interno del comune, perché poi noi mettiamo le idee, cerchiamo di dare degli indirizzi, ma poi è fisicamente chi lavora all'interno di questa struttura che porta avanti le progettualità, porta avanti i risultati. I principali obiettivi raggiunti li potete vedere, sono da una parte l'adozione del PUMS. Adesso provo a farvi un esempio di quanto vi stavo dicendo prima, nel senso che i due uffici si interfacciano. Come vedete, il PUMS è il piano urbano della mobilità sostenibile, per chi non lo sapesse, e ad esempio
Questo è uno strumento programmatorio che ha dato là ad una serie di interventi che poi sono stati portati avanti dall'ufficio gestione, come ad esempio, ne stava parlando poco prima di interrompersi l'assessore Albrigi, le rotonde davanti al comune, che sono un'opera pubblica che è inserita all'interno delle previsioni del PUMS. Noi abbiamo adottato il PUMS che era già stato approvato dalla precedente giunta e dal precedente consiglio comunale, siamo arrivati a conclusione di questo procedimento e quindi adesso abbiamo uno strumento che ci consente di porre in essere degli interventi che sono per noi importanti dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della mobilità sostenibile. L'adesione ad Alfa, che è il gestore delle reti del ciclo integrato dell'acqua, nel caso specifico di Malnate Alfa gestisce, come già stato ampiamente sottolineato e detto, acquedotto e fognatura, fognature e depurazione, perché l'acquedotto sarà in mano alle reti fino al 2036, un'adesione che è stata completata durante questo mandato e che ha consentito tutta una serie di risparmi per l'ente, perché la gestione diretta delle strutture è passata ad un altro gestore. La costituzione del DUC, il distretto urbano del commercio, che è un atto che noi abbiamo fatto per dare risalto anche in collaborazione col sindaco alle attività commerciali della città di Malnate, ma che ha già portato sul territorio di Malnate una serie di fondi sia della Camera di Commercio che di Regione Lombardia, che consentiranno poi all'ufficio gestione di portare avanti determinati interventi come la riqualificazione di Piazza delle Tessitrici. Via Matteotti è un progetto che era stato inserito all'interno di un bando con cui noi abbiamo partecipato con Regione Lombardia, di Regione Lombardia con il DUC, che poi non è stato finanziato, ma che siccome era un qualcosa che dal nostro punto di vista era necessario fare, è rimasto fra gli obiettivi dell'amministrazione e sarà finanziato con fondi propri del comune. Abbiamo portato avanti l'altro grande tema che riguarda le mie deleghe: da una parte c'è la pianificazione, dall'altra c'è l'ambiente, quindi il nostro contratto di igiene urbana andava a scadenza, c'è stato tutto un lavoro per rinnovarlo, si è conclusa la gara, verrà fatta a brevissimo l'assegnazione, dal 1° luglio ci sarà l'entrata in vigore del nuovo contratto di igiene urbana, che ci sarà modo poi di andare a portare, non sappiamo se in un'unica assemblea pubblica tutta la cittadinanza o all'interno delle varie assemblee dei comitati di quartiere, per spiegare quelle che saranno le novità, quelle che saranno le nuove sfide che i cittadini malnatesi, che in questi anni tante soddisfazioni hanno dato alle amministrazioni da questo punto di vista, dovranno porre in essere nei prossimi 5 anni di appalto. Abbiamo portato avanti 2 varianti puntuali al DGT, una legata alle piste di fondovalle, quella che poi ha portato alla realizzazione da parte della provincia della T-ciclovia, che poi porterà la realizzazione del progetto del Move On, che prevede una realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile che andrà ad unire sul nostro territorio i mulini di Burone alla ferrovia, alla stazione della ferrovia della Valmorea. Abbiamo avviato la variante generale del PGT, che era in scadenza e che andava rinnovato, che va fatto aderire a quelle che sono le indicazioni del PRG di Regione Lombardia. Anche in questo caso ci sarà un percorso in parte partecipato con degli incontri pubblici che permetteranno poi alla cittadinanza anche di capire quali sono le strategie amministrative dal punto di vista della pianificazione, dal punto di vista di uno strumento, dello strumento urbanistico per eccellenza, che è quello che poi guida un pochettino tutti gli interventi di carattere urbanistico della nostra città. Abbiamo lavorato sempre per l'ambiente al bando di ampliamento del centro del riuso, 90.000 euro di Regione Lombardia. Nei prossimi mesi amplieremo il centro del riuso, che è una struttura che funziona, nella quale noi crediamo molto e che mette in pratica quelle che sono le nostre idee rispetto a quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, quindi un riutilizzo dei materiali, un rimettere in gioco anche ciò che ci sembrerebbe da buttare ma che in realtà non lo è. Questo è un obiettivo importantissimo che stiamo portando avanti con Regione Lombardia, che è il PNRR sull'area della ex Siome, quindi Regione Lombardia attraverso dei fondi del PNRR completerà l'eliminazione definitiva dei rifiuti che ci sono in questo momento stoccati in assoluta sicurezza all'interno dell'area della ex Siome. Ed è un lavoro che comunque, nonostante sia finanziato da Regione Lombardia e portato avanti da Regione Lombardia, sta impegnando molto gli uffici nel reperimento di documenti, nella ricerca di informazioni e nella collaborazione con chi all'interno di Regione Lombardia si occupa di questo procedimento.
vi do un piccolo numero per tornare a bomba velocemente su quello che vi dicevo prima, cioè su quello che è il contributo che gli uffici danno al lavoro di noi assessori e all'idea politica che noi cerchiamo di dare alla città. Soltanto negli ultimi due anni, quindi nel 21 e nel 22 post-Covid, con tutte quelle che sono state le nuove normative come il 110, il bonus facciata, eccetera, eccetera, gli uffici hanno evaso oltre 2000 pratiche e oltre a ciò hanno fatto più di 1500 ore di ricevimento con i cittadini. Questo per dire qual è la mole di lavoro e qual è l'impegno che i dipendenti mettono all'interno del processo dell'amministrazione pubblica. Gli investimenti, come vi dicevo, qui c'è una carrellata di quelli che sono stati tra fondi nostri, fondi recepiti attraverso i bandi, eccetera, quelli che sono stati gli investimenti nella nostra area che assommano 250, ci sono tutta una serie. Il dettaglio di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, quindi le varianti puntuali, la variante generale, il PEBA, eccetera, eccetera, c'è dentro tutto e tutto questo assomma 250.000 euro che sono gli investimenti che sono stati fatti per la realizzazione di tutte quelle strumenti pianificatori o opere di cui vi ho parlato poco fa. Gli obiettivi da raggiungere in chiusura sono la chiusura della variante generale, che vorremmo portare a compimento prima della fine del mandato il prossimo anno. È una sfida molto importante dal punto di vista delle tempistiche, però il nostro obiettivo è riuscirci e lavoreremo in maniera che si possa riuscirci. Vogliamo lavorare sulle comunità energetiche, perché anche la variante di PGT sarà una variante che lavorerà molto sulla produzione propria di energia. Abbiamo visto nella relazione dell'assessore Cannito all'inizio quali sono i costi dell'energia, ognuno di noi paga le bollette, quindi tutti sappiamo quali sono gli impatti oggi dei costi dell'energia elettrica o del gas sulle famiglie e di conseguenza anche sul comune, perché poi il comune va immaginato come una grande famiglia. Le famiglie normali sono composte da 2, 3, 4, 5 persone, la famiglia del comune di Mannate è composta da quasi 17.000 persone, quindi noi i problemi che hanno le famiglie li abbiamo allo stesso modo all'interno della gestione di questa macrofamiglia che è la città di Mannate. Quindi lavoreremo sulle comunità energetiche perché vogliamo dare un'alternativa e vogliamo cercare di dare un'alternativa più economica e anche più sostenibile a quella che è la produzione di energia sul nostro territorio. La chiusura del percorso del PEBA è un percorso importantissimo, quello del PEBA, uno strumento pianificatorio che serve ad avere qualcosa di scritto rispetto a quelle che sono le barriere architettoniche, fisiche, ma che nella nostra idea diventa un qualcosa che deve smuovere quelle che sono le barriere architettoniche dal punto di vista mentale che può avere una città. Quindi è un percorso partecipato che stiamo portando avanti con le associazioni, con tanti stakeholder interessati sul territorio e che vogliamo portare avanti perché vogliamo arrivare ad avere un documento che sia completo e che faccia capire quali sono le difficoltà che i nostri concittadini vivono. E poi chiudo, perché altrimenti la consigliera Manfredi mi sgrida, la riqualificazione di via Matteotti e piazza dei 16, non vi dico più nulla perché è già stato detto sia dal sindaco che dall'assessore alla partita, sono due sfide importanti anche queste per rendere Mannate più bella e vivibile. Grazie. Grazie. Croci, assessore a tutti. Sociale di Tertini. In questi anni si è sempre lavorato con l'intento di sostenere l'area servizi sociali e coprire tutte le voci fondamentali dell'area servizi alla persona: minori, anziani, disabili, soggetti in situazioni di disagio o povertà e immigrati. L'emergenza Covid, come abbiamo già detto, e lo scoppio della guerra poi hanno evidenziato ulteriormente i bisogni delle persone e delle famiglie più fragili, amplificandone le richieste. Servizi educativi. Riguardo all'asilo nido, l'attenzione è stata nell'accogliere e mantenere gli attuali 45 bambini, assumendo e garantendo nel tempo la presenza di due educatrici a tempo determinato per proseguire nell'intento. È aumentata notevolmente la richiesta degli interventi educativi, sia negli ordini dei tre ordini scuole presenti a Mannate che nelle scuole superiori, e si interviene appunto tramite voucher. A tale riguardo è stato creato anche un tavolo specifico per trovare strategie nuove e garantire un miglior sostegno anche a fronte delle difficoltà di reperire educatori. Infatti ultimamente c'è questo problema, ci sono difficoltà a reperire gli educatori per procedere a sostenere le disabilità nella scuola.
Il gruppo dopo scuola è stato ampliato di un giorno, 4 pomeriggi, a seguito della riduzione dell'orario scolastico. Sono stati garantiti i servizi di refezione scolastica, di pre e post e assistenza mensa. Continuità nel patto educativo, negli incontri, proseguo anche del progetto EduSelfie a sostegno della genitorialità e anche il condiviso progetto Pura Bellezza del Territorio. E ultimamente è stato rinominato un difensore civico e anche un vice difensore civico. Confermate 2 borse di studio per percorso all'estero per i ragazzi meritevoli. È stato garantito il trasporto scolastico per la scuola, infanzia, primaria e secondaria. Sottoscritto un accordo quadro tra l'Istituto Comprensivo Statale di Balmasin e Comune di Malnate sui valori, finalità e competenze. Attivo è anche uno sportello da pochi mesi di ascolto per i ragazzi dagli 11 ai 21 anni presso la parrocchia. La disabilità. Per quanto riguarda le persone con disabilità, sono stati garantiti gli interventi diurni e residenziali, nonché interventi atti a favorire gli inserimenti lavorativi. Inoltre è stato garantito il trasporto per i minori con disabilità, gestito fino a febbraio 22 da ASPA in farmacia e proseguito da marzo con l'assegnazione del servizio a una cooperativa. Tale servizio viene integrato con ulteriori trasporti erogati tramite voucher per le famiglie che per vari motivi non sono rientrate nel trasporto dedicato. Servizi sociali, minori. Per quanto riguarda i minori sono stati garantiti interventi di sostegno a livello domiciliare presso i centri diurni o residenziali. L'affido familiare, proposti vari momenti di sensibilizzazione sul territorio e ad oggi sono attivi 5 accudi. In atto anche l'educativa di strada in collaborazione col progetto Restart. Anziani, il servizio assistenza domiciliare per persone sole o anziani fragili viene coperto quasi in toto con i voucher, in parte anche con un'operatrice comunale. Inoltre si conferma la possibilità di usufruire del servizio pasti a domicilio. Da pochi anni è nato anche il trasporto sociale promosso dall'associazione Dai una mano, con cui il comune collabora. Nel 2022 sono stati fatti 2.384 servizi. Garantite la compartecipazione alla spesa per l'inserimento di anziani presso le strutture residenziali. Proseguono le conferenze dell'Università della Terza Età, incontri settimanali presso la saletta del museo. Significativi sono stati anche gli interventi del progetto Le truffe si combattono in squadra. Con il sostegno economico del bando Biblioteca Inclusiva Diffusa Digitale è stato aperto uno sportello per sostegno al mondo digitale a favore degli anziani. Immigrati. L'accoglienza ai migrati col progetto SAI, EXPRAR, è stato ampliato da 26 a 30 persone, distribuite sui 3 comuni che aderiscono a questo progetto. Prosegue sullo sportello di servizio di sportello immigrati presso il comune per 8 ore settimanali. Un intervento impegnativo è stato anche affrontare l'emergenza del popolo ucraino, accogliendo le persone in collaborazione con le Caritas del territorio e la solidarietà. Povertà, reddito di cittadinanza, sono state attivate delle postazioni anche presso il comune ed emanato un bando per la realizzazione dei progetti PUC rivolti ai soggetti del terzo settore. Solidarietà alimentare, il pagamento canoni per utenze domestiche. Con i fondi ministeriali e comunali dal 2020 al 2022 sono stati erogati 95.800 euro più 121.420 euro più 72.500, andando a sostenere 670 famiglie. Alloggi ERP, sono stati assegnati il numero 4 alloggi di edilizia popolare nel 2022, individuato un alloggio anche abitativo temporaneo nel 2021. Con l'attuale normativa i bandi per l'assegnazione degli alloggi sono distrettuali e non più comunali. È attivo l'accordo territoriale canone concordato, proseguono i lavori di pubblica utilità con il Tribunale di Varese e anche la convenzione UEPE per persone che hanno pene alternative alla detenzione. Gentilezza, si sono fatte diverse proposte e varie iniziative sia con la scuola che sul territorio, oltre a far parte della rete nazionale della gentilezza, da aprile 2022 il comune è anche stato proclamato comune gentile.
Sophie Junior ad Ani lavora per una redazione gentile, hanno lavorato dei ragazzi. Pari opportunità, si fanno di varie proposte durante l'anno di sensibilizzazione. È stato istituito l'albo dei volontari, è stata una delle prime azioni di questo mandato. Al momento abbiamo ben 52 persone gentili che sono messe a disposizione per i vari servizi sul territorio. Convenzioni attive con la solidarietà, con Dai una mano, la finestra, la parrocchia, scuola bottega, la casa davanti al sole che è un progetto per ragazzi disagiati. Gli obiettivi da raggiungere sono un nuovo regolamento per l'asilo nido, elaborare nuove modalità per il trasporto ragazzi della scuola secondaria di primo grado attraverso un accordo con il trasporto pubblico locale, promuovere un nuovo regolamento per i servizi sociali con la rivalutazione della compartecipazione economica del costo dei servizi e istituire la consulta sanitaria del benessere. E per concludere, l'assessore alla cultura, sport, giovani, comunicazione, polizia locale e protezione civile. La più giovane che è. Allora, iniziamo dagli obiettivi raggiunti. Allora, il primo bando che siamo riusciti a portare a casa appena sono diventata assessore è stato quello della Lombardia dei Giovani, che è stato un primo bando proprio a sostegno di quello che è l'incontro dei giovani e del buon tempo trascorso tra i giovani. Quindi abbiamo vinto il bando e il prodotto finale è stato quello di un murale al Parco Primo Maggio. Col sistema interbibliotecario abbiamo poi intrapreso un corso di fumetto e anche qua le partecipazioni sono, scusate, già mi sono dimenticata, comunque siamo sempre intorno ai 20, 25, 30 ragazzi, perché questi erano iniziati nel periodo ancora un pochino pandemico, quindi non potevamo avere numeri troppo grossi, infatti i posti erano a iscrizione limitata. Con poi fondi nostri l'anno scorso abbiamo realizzato il murale in via Gasparotto, ma la realizzazione del murale prevede appunto anche una parte di lezione, di incontro, di approfondimento di quella che è l'arte, la storia dell'arte per i giovani. Progetto Restart, che ha nominato anche prima l'assessore Croci dell'educativa di strada, con la miniera di Giove, si ritrovano tuttora al Parco Primo Maggio e continuano il progetto con i ragazzi di Malnate. Il bando, abbiamo vinto anche il bando Estate Più Insieme di Regione Lombardia di quest'anno con un progetto di 52.000 euro finanziato da Regione Lombardia all'80%, quindi noi abbiamo dovuto mettere di fondi nostri 10.400 euro. Questo bando ha visto una prima parte finale settimana scorsa col musical in Aula Magna delle scuole medie e ci sarà poi in realtà, credo forse, una seconda replica nel mese di maggio. Dopodiché abbiamo continuato con Nati per Leggere, abbiamo fatto nuovi corsi di Nati per Leggere, nuovi corsi di Nati per la Musica con l'istituzione ufficiale del primo gruppo di Nati per la Musica, due gruppi che lavorano sul territorio e tramite questi gruppi andiamo anche a valorizzare un po' quelli che sono i parchi malnatesi, perché appena parte la primavera e la stagione estiva iniziamo a fare i tour per i parchi e tra l'altro devo dire molto popolati da famiglie, da bambini di diverse età. Abbiamo ripreso finalmente dopo la pandemia con il Club del Libro, anche qua siamo intorno ai 30-35 persone che partecipano in biblioteca grazie anche al nostro bibliotecario. Al museo, della valorizzazione del museo, stiamo facendo conoscere il museo anche come luogo culturale dove fare le letture per bambini, dove fare le conferenze dell'università della terza età e tanti altri momenti di incontro, come anche le aperture straordinarie che sono state effettuate durante le serate del cinema in Villa Braghenti. Mostre fotografiche, Madre Teresa di Calcutta in collaborazione con la parrocchia che si è tenuta quest'inverno, Adelmo e gli altri che è quella che era qua nel periodo del 27 gennaio e la prossima che verrà fatta in occasione del 25 aprile. Abbiamo creato il nuovo punto con il sindaco di Baby Pit Stop, questo qua in sala consigliare qua fuori. Abbiamo fatto la serata dei nuovi residenti per far conoscere i servizi, l'amministrazione e tutto quello che c'è da sapere sul nostro comune. Il Ponte d'Oro che doveva vedere la sua ricorrenza nel 2020, ma a causa pandemia l'abbiamo rimandato fino all'anno scorso e dove ha visto tra l'altro, come ben saprete, due
istituzioni, due vincitori importanti che sono i carabinieri in congedo e soprattutto Franco Francescotto che l'ha meritato ampiamente. Abbiamo continuato con la consulta culturale, in particolare abbiamo creato una nuova giornata delle associazioni, questa è una novità di quest'anno, che sarà il 5 maggio, riceveranno poi le varie associazioni gli inviti dedicati, diverse conferenze durante gli anni, collaborazione con il distretto del commercio per creare gli eventi cittadini, come durante il periodo natalizio hanno creato tanti momenti di incontro per le famiglie e per i bambini. La nostra biblioteca collabora insieme al sistema bibliotecario di cui noi siamo capofila e questa è una collaborazione che porta davvero tanti vantaggi al nostro comune. Abbiamo solo rispetto all'anno scorso un incremento di 140 utenti, di questi 140 parliamo di malnatesi, 47 sono ragazzi, quindi sono minorenni. Siamo passati da 10.000 prestiti all'interno del comune a 16.000 prestiti e tra le biblioteche da 2.500 siamo passati a circa 7.500 prestiti. Patrocini, collaborazioni con tutte le associazioni che annualmente sosteniamo sul nostro territorio, continuiamo con la consulta sportiva con le due giornate dello sport di cui la prossima sarà il 19 di aprile, abbiamo fatto un lavoro di uniformità per i regolamenti delle consulte culturale, sportiva, sociale e la nuova consulta del benessere. Abbiamo implementato, questo rientra sempre nella Smart City, quella che è la pagina Facebook, abbiamo creato la pagina Instagram e la regione alla PIO, i pagamenti con PagoPA. Abbiamo creato un nuovo ufficio di viabilità e di traffico, abbiamo istituito da poco i parcheggi rosa, abbiamo rifatto tutta la segnaletica del parcheggio di Piazza San Francesco. Sono nati nuovi gruppi di controllo di vicinato grazie ai gazebo che durante l'anno realizziamo nei vari quartieri, in particolare quelli nuovi sono quelli della Baraggia, quelli di Via Sardegna e quelli di San Salvatore. E ogni gruppo di controllo di vicinato ha il proprio gruppo di WhatsApp e i referenti hanno un gruppo WhatsApp diretto con l'amministrazione e polizia locale. Evento Io non rischio con la Protezione Civile, l'SOS Malnati, l'Associazione Nazionale Carabinieri che anche quest'anno si terrà nella seconda settimana circa di ottobre. Campagna Le truffe si combattono in squadra, come diceva prima il sindaco, per combattere quello che è stato un problema grosso all'inizio del nostro mandato e che adesso comunque in qualche modo si sta un pochino sollevando proprio grazie a questa collaborazione che c'è tra i cittadini, tra le forze dell'ordine e la conoscenza di quelli che sono i possibili rischi. L'ampliamento degli impianti di videosorveglianza con la Smart City, abbiamo vinto il bando delle scuole sicure nel Ministero con 13.900 euro che prevede l'installazione delle telecamere in tutta quella che sarà l'area del parcheggio e il perimetro della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo vinto anche il bando sicurezza nei parchi di Regione Lombardia con 80.000 euro finanziato all'80%, quindi tutti i parchi malnatesi vedranno, chi ce li ha già, tipo il Parco Primo Maggio, un incremento, chi non le ha vedrà le telecamere, tutti i parchi di Malnate, da San Salvatore a Gurone a Rovera e quant'altro. Piazza Fratelli Rosselli, nuovo impianto di videosorveglianza, questo con fondi nostri, più Piazza Repubblica, Viale delle Vittorie e tutte le 12 telecamere di vettura targhe che sono poste agli ingressi della città di Malnate. Sono state sostituite le due auto di protezione civile, una con i fondi di Regione Lombardia e l'altra con i fondi del Dipartimento di Protezione Civile, sono state acquistate le due moto della Polizia Locale tramite sempre i fondi di Regione Lombardia. Abbiamo implementato la segnaletica verticale per segnalare le aree di sosta, questa è stata una richiesta fortemente voluta dal distretto urbano del commercio, siamo riusciti a realizzarla. Abbiamo implementato anche la segnaletica verticale con i semafori lampeggianti sugli attraversamenti pedonali, quelli un po' più pericolosi. Continuiamo con il corso di buoni pedoni all'interno delle scuole, 46 incontri sono stati svolti dai nostri agenti di polizia locale con i nostri bambini delle scuole. La diffusione del piano di emergenza comunale tramite il Mannate il Ponte, tramite la Io non rischio e l'incontro con i nuovi residenti, ma anche il sito e l'app di MapRisk. Una convenzione importante è quella con l'Associazione Carabinieri in Congedo, che ha sede al Parco Primo Maggio, ci supporta durante tutti gli eventi, ma soprattutto fa un gran lavoro di controllo serale della nostra città. E la convenzione con OIPA delle guardie cozzofile che conoscete.
Gli obiettivi raggiunti non sono pochi, ma mi impegnerò al massimo per arrivare da qua alla fine del mandato a realizzarli. L'istituzione della consulta giovanile, che vi assicuro che è molto più difficile. Sì, da raggiungere. Allora, l'istituzione della consulta giovanile, che vi assicuro che è una cosa difficilissima, ma ci sto provando. E io da giovane vi assicuro che è difficile. E l'obiettivo principale è una consulta o comunque un gruppo di giovani che possa andare avanti a gestire quella che è l'aula studi del Parco Primo Maggio, che al momento non è ancora aperta ufficialmente, anche perché dovrà vedere i lavori del PNRR, e di conseguenza ci interessa poi avere anche uno stabile dotato senza barriere architettoniche che possa veramente essere usufruito da tutti. Implementare le mostre degli artisti del nostro territorio con la valorizzazione dei quartieri, infatti sto pensando di organizzare, mi sto già muovendo anche col mio gruppo del tavolo tecnico, un'estemporanea di pittura. Rilanciamo i quartieri tramite gli eventi, qualcosina abbiamo già fatto durante il carnevale, durante il periodo invernale con il mercatino nel centro storico, ma durante l'estate cercheremo di fare il cinema muro, comunque di implementare quelle che sono le corti del nostro territorio, centro storico, Rovera, San Salvatore, muoverci all'interno di tutto il territorio. Creare l'evento della città del gusto con il distretto del commercio, visto che sono arrivati fondi anche in questa direzione grazie al distretto del commercio, il bando regionale, la prova di emergenza di protezione civile. Questo è un obiettivo che ricorre di anno in anno, ma quest'anno vedremo sicuramente di realizzarlo con il coinvolgimento della cittadinanza. Al momento è stato fatto un lavoro di formazione degli uffici. Gli uffici sono stati formati e resi in grado di essere operativi in qualsiasi momento possa succedere l'emergenza, a qualsiasi ora del giorno o della notte, che siano in ferie o che siano al lavoro. Quindi quest'anno toccherà alla cittadinanza eseguire l'emergenza, la prova di emergenza. Ci sarà poi la creazione di una, io la chiamo policultura, non è bellissimo il termine, poi ne troveremo magari uno bello tutti insieme, per gestire l'area feste. Appena saranno terminati i lavori del PNRR, a me, all'amministrazione, piacerebbe avere un gruppo simile a quello della polisportiva che possa gestire quello che è tutta la parte ludica della nostra città. E l'ultimo è quello del rifacimento della segnaletica orizzontale, che risulta un po' carente, quindi quelli che sono i passaggi pedonali, le strisce e tutto quello che riguarda la segnaletica orizzontale. Che siamo allora per la sala. Grazie. Innanzitutto la mia squadra, che sono gli assessori, i consiglieri, tutti i non nominati ma che lavorano dietro le quinte, li ha nominati prima Carlo, cioè tutti coloro che fanno parte dei tavoli tecnici dei vari assessori, ma soprattutto voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali, a partire dal responsabile, gli apicali, e poi a scendere tutti gli altri. Hanno fatto in questi anni veramente un grande lavoro. Loro lavorano dietro le quinte, molti non li conoscete neanche, sono persone molto discrete, ma vi assicuro che ci sono stati sempre accanto e hanno lavorato veramente in un modo encomiabile. Cioè, quando c'era la pandemia c'erano persone che tutti i giorni venivano qui e cercavano di stare accanto a noi, ma accanto ai cittadini. Quindi io veramente voglio ringraziarli di cuore, perché sono sempre al nostro fianco e lavorano, fanno un grande lavoro. Cioè, tutto questo l'abbiamo potuto fare perché abbiamo dei bravi clienti, e vi assicuro che non è una sviolinata, è proprio vero. Sono sempre tutti molto presenti e si sostengono anche molto a vicenda. Io direi che tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Chiaramente, come avete visto, abbiamo cercato di sintetizzare. Tanto è stato fatto, tantissimo si può anche ancora fare. Va tenuto sempre presente che tutti i fondi che sono usati per gli investimenti non possono essere traslati nella spesa ordinaria. Questo deve essere chiaro, perché sono due modalità diverse di utilizzo, e i fondi che arrivano sono sempre molto vincolanti, molto spesso sono per gli investimenti, meno frequentemente sono per i servizi, ma noi ci proviamo, grazie Germano, e ci proviamo a,
a fornire servizi da una parte e migliorare la nostra città, perché noi tutti l'amiamo, la viviamo e ci crediamo in quello che facciamo. Le emergenze ci sono ancora, perché lo sapete meglio di me, in questo momento c'è l'emergenza idrica, anche questo lo affronteremo insieme. In questi giorni si stanno svolgendo dei tavoli a livello anche di preprovincia e prefetto, proprio per cercare di fare squadra e capire come gestire l'emergenza. Io lo dico, visto che siete in tanti, bisogna risparmiare l'acqua, perché Malnate è uno di quei comuni che ha grandi difficoltà a livello idrico, l'abbiamo visto l'anno scorso, lo rivedremo quest'anno, quindi incominciamo a risparmiare quelle poche volte che piove, a cercare di raccogliere acqua per soprattutto chi coltiva l'orto, così di cercare di utilizzare l'acqua più rara. Io direi che, non so se volete aggiungere qualcosa, no. se ci sono domande, prego, tieni il tempo. Sì, io chiedo 4 minuti. 4. Grazie per la serata, perché veramente è stato interessante sentire cose che non avevo mai sentito. E mi sono preparato un discorso perché avevo capito qual era, no, l'obiettivo primario di questa serata. E quindi me lo sono preparato anche io, e 4 minuti e mezzo vi voglio fare delle domande. Mi metto gli occhiali, se no non ci vedo. Posso come secondo? Mi presento. E io direi però di fare domande brevi, quanti sì, minuti vuol dire? Le domande sono brevissime, una piccola premessina per farvi capire, perché poi faccio le domande. Sono Giovanni Gulino, per chi non mi conosce, e rappresento un'associazione nazionale che si chiama ATAC Italia, e quindi stasera parlo a nome di questa associazione, come cittadino malatese, perché sul territorio malatese è presente. Polo civico. Nella struttura Alberio sono stati spesi 700.000 euro circa, adesso così di quest'anno. Doveva sorgere il polo civico. Sto progetto è nato quando siete entrati in amministrazione, oggi sembra che ci state arrivando, e forse per la fine dell'anno, no, riusciremo a capire che cosa verrà fatto. Sono stati spesi circa 300-350.000 euro per i professionisti che hanno fatto il progetto, forse mi sbaglio di qualche euro. Le domande sono: perché i lavori non sono ancora iniziati? Quali sono le prospettive, ma serie, per il prossimo futuro? Queste sono le due domande su questa roba qui. Rotonde di abilità, perché voi avete presentato un bel piano. Dopo ingenti somme spese per i professionisti per fare il piano della viabilità, perché i lavori ancora oggi non sono iniziati? Quando partiranno? Quando costerà l'opera definitiva delle due rotonde in programma? Acqua, fogne e depurazione. Malnate, ve l'hanno detto, ma voi non lo sapete tutti, Malnate l'acqua la gestisce Le Reti, che è una società privata. Le fognature e la depurazione li gestisce l'ALFA dal 2021, perché l'ALFA, no, c'è da diverso tempo nella provincia di Varese ed è una struttura pubblica, mentre Le Reti sono una struttura privata. Le domande sono: se vi dichiarate per l'acqua pubblica, perché è gestita da un privato? Fino a quando durerà la gestione privata? Ho sentito il 2036, ma la rifaccio la domanda, perché bisogna sapere che noi le reti ce le avremo fino al 2036. Perché non è gestita dall'AFA l'acqua, che sono le fogne e la depurazione? Perché non vi siete interessati di informare i cittadini sui consumi, sugli aumenti tarifari, sugli arretrati e sulle riduzioni della quantità che viene erogata a ogni singolo cittadino? Bolletta e spazzatura. Il 112 del 2022 è scaduta la gestione Econorte. È stata fatta una proroga fino a luglio 2023 per preparare il bando per la spazzatura. Il problema qual è? Perché avete aspettato luglio
2023 per fare il bando della spazzatura? Mi date un vicino d'acqua? Visto che comunque era scaduto il 31-12 del 2022. L'altra domanda è: perché Andreani Tributi, che gestisce per conto dell'Econord la spazzatura, ha fatto pervenire ai cittadini malmetesi delle contestazioni per false dichiarazioni a seguito della denuncia degli spazi? Sono già passati 4 minuti, Gulino, vai alla conclusione. Finisco, vado alla conclusione. Anche perché per risponderti ci vorrebbero qualche certo, perché è giusto che rispondate a tutte queste domande, perché sono importanti, perché voi stasera avete presentato il lavoro di tanti anni, no? Però ci sono tante cose. Faccio solo le domande, non faccio la premessa, così faccio contento il consiglio. Bravo. Perché l'amministrazione sempre sull'acqua? L'amministrazione non ha informato e non si preoccupa di spiegare ai cittadini quali sono le novità introdotte dal nuovo bando di gara. L'assessore diceva che farà gli incontri dopo, no? Ma sarebbe stato meglio farli prima, in modo che così i cittadini, se avevano qualche consiglio da dare, lo davano. Non faccio le domande sulle strade sconnesse perché non è il caso. Io ho visto e ho sentito l'assessore al bilancio che ha fatto un passaggio che, con tutte le dichiarazioni delle cose fatte, che sono tante, perché gestire un comune non è facile e per loro è comunque una grande incombenza e una grande dedizione di tempo, non è una poca cosa. Stasera io ho notato questo, voi forse non l'avete visto perché siete diluito nel tempo, l'aumento dell'addizionale comunale all'IVA. Questa assemblea, al resoconto di mandato e prospettivo del futuro, aveva l'obiettivo di dirvi, cittadini, che l'amministrazione comunale aumenta l'addizionale comunale all'IVA. Aumenta l'IVA, aumenta una tassa. In un momento in cui aumentano la luce, aumentano l'acqua, aumentano il gas, aumentano la benzina, vai a comprare, aumentano tutto, anche il comune di Vallnate aumenta. La cosa grave è che l'unico partito che rappresenta questa coalizione, il PD, mentre a livello nazionale sostiene che questo governo non deve aumentare le tasse, il comune di Vallnate aumenta le tasse ai cittadini. Dovevo fare tante altre domande, ma meglio che la faccio qui. Va bene, allora io rispondo solo all'ultima domanda che ha fatto Bulino, poi chiederei agli altri se hanno domande. Allora, poi se gli assessori vogliono aggiungere. Quello dell'aumento dell'addizionale IRPEF è vero, è purtroppo un'azione che noi dobbiamo mettere in campo, però noi non abbiamo detto che volutamente, perché non era nostra volontà, come dire, di fare politica in senso partitica. Vallnate è l'ultimo comune in tutta la provincia di Varese che ha lo 0,3, tutti gli altri ce l'hanno dallo 0,8 a poco più in giù, si fermano dallo 0,8 allo 0,7, pochissimi sono allo 0,6. Siamo rimasti l'unico comune allo 0,3. Avete capito, o spero che, chiedo scusa, che abbiamo fatto, abbiamo spiegato che abbiamo cercato sempre di garantire i servizi senza aumentare i costi per i cittadini. I costi significano le tasse. L'assessore prima ha elencato le entrate, purtroppo l'addizionale IRPEF è una di quelle tasse che potevamo ancora modificare. Abbiamo calcolato quanto era strettamente necessario per garantire quei servizi. Non abbiamo neanche detto che tutti i servizi comunali sono aumentati dal 5 al 10%. Vi faccio un esempio.
Le tariffe per gli anziani ricoverati in struttura sono state adeguate, poiché c'è un'inflazione in corso, dal 5% al 10%, quel servizio come tanti altri. Di conseguenza tutti gli aumenti, gli adeguamenti vanno a ricadere sull'amministrazione. Abbiamo cercato in tutti i modi di non aumentare neanche di 0,5, ma purtroppo a un certo punto, come in una famiglia, il buon padre di famiglia o la buona madre di famiglia deve fare i conti con quello che ha in tasca. Sottolineo quello che ho detto prima: un conto sono i fondi per gli investimenti, un conto sono i fondi per la spesa corrente. La spesa corrente è molto vincolata e di conseguenza dipende dalle entrate che l'amministrazione ha. Voi mi dite: sì, ma noi abbiamo i frontalieri? È vero, ma abbiamo un bilancio pari a 10 milioni di euro. E quindi capite bene che la spesa che arriva dai frontalieri è veramente minima. Abbiamo comunque applicato la nuova possibilità che abbiamo di dividere la spesa 50-50. Dei frontalieri, cioè l'entrata dei 46-6. L'entrata dei frontalieri, una parte sulla spesa corrente e una parte sugli investimenti, come previsto da legge, ma neanche questo è stato sufficiente a garantire il mantenimento dei servizi. È importante, sono aumentati i trasporti, sono aumentati i buoni pasto, tutto è aumentato, è vero, ha ragione Bulino, è aumentato tutto. Noi l'anno scorso non abbiamo aumentato niente, mentre la maggior parte dei comuni della provincia di Varese che ancora non aveva fatto aumenti l'ha fatto. Noi l'anno scorso abbiamo tenuto duro, quest'anno purtroppo siamo costretti, non ci piace, perché politicamente può essere anche controproducente dire l'ultimo anno e mezzo aumentiamo le tasse, ma questo è perché dobbiamo, non possiamo fare altrimenti. Però, come se vuoi mostrare la slide, incide di 3 euro ogni 1000 euro di guadagno. L'aumento è pari a 3 euro lordi su 3 euro su ogni 1000 euro di guadagno lordo. Se posso aggiungere una cosa rispetto a questa tematica, non sono d'accordo con quello che ha detto Bulino rispetto al fatto che questo tipo di informazione sia stata diluita. La scelta di dare questa informazione, che comunque è un'informazione importante e che noi come giunta abbiamo voluto dare alla cittadinanza in un momento e in un'assemblea pubblica che precedesse il Consiglio Comunale, perché era fondamentale dirlo ed era fondamentale anche mettere la faccia rispetto ad alcune scelte che sono delle scelte difficili, l'ha già spiegato il sindaco. Amministrare richiede anche il fatto ogni tanto di compiere delle scelte che siano impopolari. Questa amministrazione, quelle che l'hanno preceduto, dal 2008 ha fatto una scelta molto forte, anche a fronte di situazioni in cui sarebbe stato più semplice andare verso l'aumento dell'addizionale IRPEF, che quella di mantenere lo scaglione dello 0,3 fisso negli ultimi 15 anni, perché se andiamo dal 2008 al 2023 sono 15 anni in cui la tassa è rimasta fissa. Questa situazione si è rivelata quasi una scelta obbligata in questo momento, ma attenzione, non obbligata rispetto al fatto che ci siamo trovati a gestire una situazione che non eravamo in grado di gestire, ma obbligata rispetto al fatto che tutto quello che vi abbiamo raccontato, non per diluire, ma per spiegarvi che cos'è la macchina amministrativa e cos'è stata la macchina amministrativa negli ultimi 4 anni, e quell'elenco, tutta quella serie di obiettivi, tutte quelle cifre che sono state spiegate nel corso della serata rappresentano cosa sono gli investimenti che una macchina amministrativa porta avanti per mantenere certi tipi di standard dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista della qualità della città per il cittadino. La volontà di mantenere quel tipo di servizi e quel tipo di qualità ci ha obbligato dal punto di vista morale a prendere una scelta che non è una scelta facile, che nessuno di noi avrebbe voluto prendere, che sarebbe stato più facile prendere in altri momenti, ma che in altri momenti abbiamo deciso di posporre per tutta una serie di problematiche. Dopodiché ci siamo guardati negli occhi, abbiamo capito che l'unico modo per andare avanti a
portare avanti quelli che sono i nostri progetti, quelli che sono i nostri obiettivi, quelle che sono le cose che noi vogliamo realizzare per Malnate, perché noi siamo stati scelti dai cittadini per portare avanti un programma elettorale che i cittadini conoscevano molto bene. Stiamo cercando di portarlo avanti nel bene o nel male, con gli inciampi nostri, esterni, tutto quello che si vuole, nessuno è perfetto e di certo non lo siamo noi. Però l'idea è quella di dire: siamo arrivati ad un punto in cui questa scelta è diventata una scelta che abbiamo voluto fare per mantenere tutta una serie di servizi, tutta una serie di specificità e di progettazioni che sono importanti e che rendono Malnate riconoscibile anche all'interno della provincia, anche all'interno della regione, anche a livello nazionale. E questa cosa si porta avanti facendo delle scelte. Amministriamo, le scelte non sono mai facili dal punto di vista quando si sceglie qualcosa che è contro il volere popolare, la scelta non è mai facile, ma è una scelta che a un certo punto ci si trova costretti a fare e costretti a scegliere una via. Noi abbiamo scelto questa, pensiamo che sia quella giusta, nessuno ha la pretesa di dire che sia una scelta bella o che sia una scelta facilmente spiegabile alla cittadinanza. Però, l'ho detto io prima nel mio intervento, l'ha ribadito il sindaco, Malnate è una grande città, come aumentano i costi di Malnate è una grande famiglia che racchiude al suo interno la città. Come aumentano i costi per le famiglie, aumentano i costi anche per il comune e purtroppo ci si è trovati di fronte a questa scelta che noi abbiamo compiuto perché era necessario compierla e perché c'era la necessità di fare questo per mantenere un certo standard all'interno di quello che è il nostro lavoro. Ci sono altre domande o... Poi rispondiamo a tutte le altre domande che hai fatto, Sono ci siamo dimenticate. No, vi do una copia così ve li leggete perché sono una ventina. Sì. Il sindaco mi ha tolto come sempre. Lo sa che quando... Se tu avevi chiesto 4 minuti e mezzo, ci sono altre persone, se poi avanzati mi fai altre domande. Si è tagliato le gambe da solo, annunciando i 4 minuti e mezzo, doveva prendere 10 offerte da sindaco. Prego, aveva alzato la mano. Però mi ha anticipato quasi su tutto, però io sono venuto qui per la lettera che ho ricevuto. Con chiunque ho parlato non... E come la lettera per la spazzatura. Cioè praticamente io mi sono visto l'ultimo consiglio comunale dove ho preso del furbetto. Io non ho fatto il furbo, io a casa mia ho delle grosse difficoltà e non sono venuto qui per piangere, che sia chiaro. Io ho un figlio che è invalido, si è fatto male e non abbia chiesto assistenza al comune. Stiamo cercando di cavarcela da soli perché è orgoglio di famiglia. E secondo me è giusto anche che tutti dovrebbero fare questo, perché se tutti andiamo a piangere da sindaco e il sindaco si deve impegnare a mandare tutti i vari per assistere le persone, finirà che ci vuole un esercito, non bastano più i volontariato per andare ad assistere le persone che veramente hanno bisogno, ci vorrebbe l'esercito, ma non ce l'abbiamo a mandare. Questa lettera che mi è arrivata, con chiunque ne ho parlato come se io andassi a chiedere i soldi, che io non lo voglio pagare, la pagate voi, cioè la persona che io interrogavo, no? È come se gli porto la lettera per pagarmi questa spazzatura. Sono quasi 2000 euro, non sono sciocchezze. Io a casa mia godo di due appartamenti, uno perché dove ho vissuto sempre e il secondo perché si è fatto male mio figlio e l'ho messo nelle condizioni di avere un'abitazione dignitosa. E devo pagare 5 anni di arretrato perché mi è stato consegnato la lettera raccomandata dalla ditta di Macerata perché una Varese non c'era e non posso neanche andare nel suo ufficio per cercare di dimostrargli le mie dimostranze, di farle venire per fargli vedere la mia situazione che è vergognosa. Ho cercato di parlare con, forse non so se la Canito è lei? Sì. Ecco. Praticamente sono andato in comune dove si paga l'IMU, cioè io che pago 3.500 euro all'anno e per 6 anni ne ho pagati quasi 9.000 euro, 8.600 euro del mio terreno che è fabbricabile, però non mi rende niente, però questi soldi entrano nelle tasche del comune di Malnate. Penso di essere un contribuente più che efficiente. Ho preso del furbetto. No, allora. Posso? No, mi lascio finire dopo intervieni, dopo rispondo.
praticamente io mi sono visto tutto il consiglio comunale di quella serata e mi sono preso le forbette. Ci saranno dei forbette nel comune di Vannate, però io non sono uno di quelli. Io ho una situazione che vorrei che qualcuno del comune di Vannate, che ha dato l'appalto alle Conorde, che le Conorde ha dato l'appalto per incassare i soldi alla ditta, che non mi ricordo il nome, di Macerata, che ce n'era uno a Vannate, amministratori che sono capaci da cassa, bastava darle a una banca di Vannate. Ma perché a Macerata? Io vorrei una risposta a questo. Comunque io non sono venuto per chiedere l'elemosina al comune di Vannate, io vorrei essere rispettato come un cittadino che ha sempre pagato le tasse. Ho fatto il parrucchiere per quasi 45 anni, penso di aver dato un servizio alla persona, a tutte le persone di Vannate che sono state miei clienti, penso che quando mi incontrano sempre mi rispettano perché hanno ricevuto un servizio per anni, quasi ne ho ancora qualcuno che mi dice guarda finché tu ci vedi bene, ma funzionano, me li devi tagliare te, ho provato ad andare a questo, quello e quello, la pazienza che hai tu, il servizio che dai te. Quindi per me è un servizio, è un onore che sono collega del Francescotto che gli ha regalato il Pompidoro, che sono merito, perché è una cosa che lui ha istituito e se non merita. Secondo me sono venuti due geometri a misurare tutta la casa, sono stati lì 3 giorni, però sono andati via come ciechi perché non hanno visto che è disabitato. Quando tu fai una soletta e non fai pavimento, fai la soletta sopra e non fai il pavimento, non la intonchi, per me è una casa da finire per la ristrutturazione. Io ho chiesto la ristrutturazione, ho chiuso i lavori, ma ho ristrutturato un appartamento perché i soldi sono finiti. E non ho una colpa se non ho avuto i soldi perché ho dovuto ristrutturare, rifare il tetto perché era da rifare, le solette perché erano quelle che con le trave di legno, a un certo punto ho dovuto sanare una casa. Adesso che c'è stato il 110%, con 60.000 euro non facevano neanche in tempo a fare i serramenti e quindi sono stato escluso da questa possibilità di poter ristrutturare o soffrire del 110% per poter finire. Poi potevo affittarla a persone. Se io oggi quella casa l'affitto a una persona che gli dico, tieni, non voglio niente per 5 anni, vediamo se te la godi. Non esiste a Vannate o in Italia una persona che è capace di viverci gratuitamente per 5 anni, perché ne deve spendere 50 per ogni appartamento, ma se lo fa da solo, senza dare in mano all'impresa, perché se dà le mani all'impresa ce ne vogliono chiedere. Quindi io sono in quella situazione, sì, secondo me è un grosso errore che è stato fatto sia l'Econord e poi l'Econord ha mandato alla ditta di Macerata, che ce ne sono anche a Vannate ditte che possono fare da cassiere per il comune di Vannate. Sì, allora, giusto per rispondere velocemente, dopodiché non mi sembra neanche il caso di mettere gli affari suoi all'interno e come focus di una serata pubblica. Innanzitutto è una cosa pubblica, l'ho fatta finire, adesso posso finire anch'io. Ok, benissimo. Prima cosa, il focus della serata alla quale lei fa riferimento rispetto ai furbetti era un altro e non si stava parlando degli accertamenti relativi alla tassa dei rifiuti di Andreani, si stava parlando dei recuperi di altre tasse comunali degli anni precedenti e non riguardava assolutamente quell'argomento. Quindi mi spiace se si è sentito tacciato del furbetto, ma nessuno stava dando del furbetto a lei o alle persone che hanno ricevuto l'avviso da parte di Andreani Tributi. Rispetto a quello che ha fatto Econord, che ha dato mandato ad Andreani Tributi di farlo, bisognerebbe chiedere conto ad Econord di perché abbia scelto questa cosa. Io non credo che se fosse arrivata una banca di Vannate a bussare alla sua porta a chiedere 2.000 euro il suo intervento sarebbe stato diverso. Però è una mia impressione, probabilmente avrebbe detto potevano chiederlo a qualcuno di Macerata che era capace allo stesso modo e il discorso si sarebbe semplicemente ribaltato, ma questo è un altro tipo di discorso. Rispetto al discorso ampio che lei ha fatto dell'ascolto, lei sa meglio di me che ci siamo incontrati 2 volte nell'ufficio, che l'ho messa in contatto con i referenti dell'ufficio di Macerata che l'hanno ascoltata, ho chiamato 1 volta a nome suo l'ufficio di Macerata e addirittura prima che io facessi il suo nome sapevano già di chi stavo parlando perché erano perfettamente a conoscenza della sua situazione. Lo ha detto lei che la ditta incaricata dei rilievi ha mandato 2 persone a fare dei rilievi all'interno di casa sua, dopodiché io non lavoro per Andreani e non lavoro in realtà neanche per il comune di Vannate, ma faccio l'amministratore del comune di Vannate.
se c'è qualcos'altro che non le torna rispetto all'iter procedurale che prevede da parte del cittadino l'assoluta libertà di dire che ciò che è stato presentato da Andrea Tributi non sia conforme, e io non ho dubbi nel crederle rispetto al fatto che determinate contestazioni non siano giuste, perché io non conosco direttamente la sua situazione, ma conosco la situazione che lei mi ha raccontato e alla quale ribadisco, io credo al 100%. Se ci sono degli ulteriori step rispetto alle ultime due volte che ci siamo incontrati all'interno del mio ufficio, lei ha il mio numero di telefono perché mi ha chiamato più volte, mi può richiamare, la ricevo e cerchiamo di metterci in contatto con Andrea Tributi nuovamente, cosa che è già stata fatta, per cercare di risolvere questa situazione. Così come abbiamo fatto con lei, non è che lei è speciale ed è speciale perché in questo momento è qui e ha riportato fuori l'argomento. Questa cosa è stata fatta con più cittadini e con più imprese di Malnate. Dopodiché si arriva ad una conclusione di quelli che sono le contestazioni di Andreani e le contestazioni dei cittadini ad Andreani, che sono assolutamente legittime, perché nel momento in cui uno pensa di aver ragione ha tempo, modo e diritto di mostrare tutta la sua volontà di dire che ha ragione. Arriviamo ad una conclusione di questo percorso che non deve arrivare ovviamente questa sera, ma le ribadisco, se c'è qualcos'altro rispetto al suo rapporto con Andreani non c'è assolutamente nessun tipo di problema, mi richiami, ci rivediamo in ufficio come abbiamo già fatto e cerchiamo di chiarire la questione. Io ribadisco, io le credo, lei mi ha raccontato e ha riraccontato stasera, io è la terza volta che la sento questa cosa e non ho motivo di dubitare che lei stia dicendo la verità. Se Andreani dice il contrario rispetto a quanto dice lei, cerchiamo di trovare un punto di incontro. Non è altresì vero il fatto che Andreani non è contattabile, perché per nostra esplicita richiesta Andreani ha aperto la possibilità per i cittadini di Malnate che avevano il suo stesso problema di essere ricevuti all'interno dell'ufficio che il giovedì e il sabato mattina si occupa della distribuzione dei sacchetti di Econord al mercoledì pomeriggio, come lei ben sa e dove lei è ben stato. Quindi non dica che non c'è modo di contattarli, c'è assolutamente modo di contattarli, lei li ha sentiti al telefono, li ha visti di persona all'interno dell'ufficio. Se questa situazione non si è sistemata, ci mancherebbe altro, cerchiamo di sistemarla. Perfetto, perfetto, va benissimo, c'è la possibilità di incontrarli al mercoledì pomeriggio perché hanno messo a disposizione lo stesso ufficio di Econord per fare questa cosa. Ora ribadisco, non toglierei ulteriore tempo ad una serata pubblica per discutere di una problematica che abbiamo già affrontato, quando la vuole riaffrontare al mio numero di telefono mi può chiamare senza problemi, come è stato ricevuto già due volte, ora ho ricevuto la terza, la quarta, la quinta e se necessario fino alla centesima. Ci sono altre domande? Volevo un secondo dire rispetto al fatto che voi avete tanti costi da sostenere. Scusa, d'accordo? D'accordo che vi dovete scrivere, lasciate ascoltare qua, vai avanti di là. Lei ha detto che i costi sono tanti, che hanno aumentato tutto e quindi siete costretti a fare l'aumento dell'addizionale. Io a casa mia, no? Questo coso non lo posso fare perché qualcuno decide come pagarmi la pensione e se darmi l'aumento. Quindi che devo fare? Devo valutare la situazione economica e fare dei sacrifici. Io ho visto tante voci, valutare e fare qualche sacrificio potete farlo anche voi famiglia comunque. Ma lei pensa che non abbiamo valutato tutte le... Io ho visto delle cose, se vuole vengo a trovarlo nel suo ufficio. No, ma ci mancherebbe altro, però le chiedo soltanto una cosa che è anche una piccola provocazione, visto che comunque... Ma ci mancherebbe altro, ma è venuto qui a fare un po' di provocazione, quindi andiamo avanti a provocarci. Però, l'ha detto il sindaco, tra un anno ci sono le elezioni. Secondo lei, se noi avessimo potuto non aumentare l'addizionale IRPEF, non avremmo preferito non aumentarla? È evidente che tutte le analisi sono state fatte e le analisi hanno portato a quello. I costi non comprimibili, esatto, sono diversi rispetto alle necessità che quest'ente ha. Dopodiché bisognava prendere una decisione, l'abbiamo presa. Benissimo, non sembrava che avesse capito. Non sembrava che avesse capito. Spero che sia chiaro anche in questo momento che mi sta dicendo che ha capito, perché rispetto all'intervento che ha fatto non più tardi di 45 secondi fa. Glielo dica a quelli che non gli piacciono che dico certe cose. Ma guardi che non c'è assolutamente nessun problema, perché qui dentro tutti sono liberi di parlare, infatti l'abbiamo fatta parlare tutti, no, perché io avevo altre domande da fare, il sindaco mi ha tagliato il tempo perché avevi chiesto 4 minuti e mezzo, sei andato a 5 e vabbè, un po' di tolleranza ci vuole, no? Parlare di più, è suonata la sveglia, mi sono rispetto per quelli che hanno altre domande, poi se avanza tempo ne fai delle altre.
Va bene, c'era qualche altra domanda? Credo che ne hai fatte tante tu. Prego. Sì, nessuno le fa. Io ho solo un punto da mettere a fuoco che non ho visto, magari si è dimenticato. Per l'ambiente, cosa stiamo facendo, cosa vogliamo fare? L'ho visto un po' trascurato nelle slide. Sì, no, beh, dal punto di vista dell'ambiente in realtà l'ho scritto, sono quei due macro interventi e c'è un altro intervento che non è stato esplicitato perché è un percorso che è in itinere, che è quello relativo a Cava Cattaneo. L'ambiente in questo momento, i due macro temi sono sicuramente l'appalto dei rifiuti che andrà a regime all'inizio di luglio e la questione della bonifica totale del sito della SIOM. Poi stiamo lavorando rispetto al ripristino che è già stato finito dal punto di vista ambientale della Cava Cattaneo al ripristino morfologico di Cava Cattaneo per dare un altro spazio ai malnatesi che possa essere vivibile dal punto di vista ambientale. Poi sono stati fatti degli interventi che secondo me sono strettamente legati alla questione ambientale, che sono ad esempio la realizzazione della pista di fondovalle, la realizzazione di diverse piste ciclopedonali all'interno del paese, il fatto di spingere e insistere affinché ci sia una possibilità di mobilità dolce all'interno del comune, che comunque sono aspetti che si legano all'ambiente come conseguenza di comportamenti virtuosi per chi li può mettere in campo. L'altro ultimo tema che è stato citato all'interno delle slide e che secondo me è importante e che avrà un aspetto importante da qui a un anno è sicuramente quello delle comunità energetiche, su cui stiamo ragionando, sul quale vogliamo intervenire e sul quale vogliamo dare una prospettiva diversa rispetto alla produzione di energia che sia sostenibile dal punto di vista ambientale anche attraverso il PGT. Questi sono un po' i macro temi che legano l'ambiente rispetto a quanto è stato fatto e a quanto ancora c'è da fare. Sicuramente la sfida ambientale è una sfida importante, cioè siamo di fronte a 5-6 anni fa si parlava dei mutamenti climatici e parlare dei mutamenti climatici ti faceva passare per un sovversivo che voleva soltanto rompere le scatole. In questo momento sono sotto gli occhi di tutti. La carenza idrica, l'aumento delle temperature, sono tutti aspetti che mettono l'opinione pubblica di fronte alla necessità di compiere delle scelte e di fare degli interventi. Ovviamente noi li possiamo fare nel nostro piccolo, cercare di fare il meglio che possiamo. Evidentemente c'è anche un'attesa rispetto al fatto che qualcuno sopra noi faccia degli interventi strutturali di un certo tipo che vadano in direzione di difendere l'ambiente, di valorizzare quelle che sono le risorse che servono poi all'uomo per sopravvivere, perché senza acqua non si sopravvive, con troppo caldo non si sopravvive, eccetera eccetera eccetera. Queste sono un po' le tematiche maggiori. Se posso aggiungere, forse mi sono distratta, non so se l'hai ribadito, il PNRR sull'area ex Siome, sì, quello mi sembra importante, insomma siamo rientrati tra i primi 8 siti orfani della regione e abbiamo ottenuto il finanziamento. Scusa, posso dire, proprio per agganciarmi, per non lasciare il tema in sospeso, poi ovviamente risponderò anche, ma credo che da questo punto di vista anche i 4.4 milioni investiti sulla ESCO più 4 milioni rotti investiti sulla ESCO più 1.2 milioni investito sugli efficientamenti a parte nostra, voglia dire in termini di salvaguardia ambientale tantissimo, in termini di riduzione dei consumi, riduzione delle emissioni e diciamo acquisizione di un comfort ambientale importante. Diciamo che noi abbiamo iniziato a lavorare sulla comunità energetica partendo dall'efficientamento dei nostri stabili comunali, l'installazione dei pannelli fotovoltaici, tanto però chiaramente si può ancora fare, però questi aspetti sicuramente sono importanti. Risparmiare sia dal punto di vista economico ma anche ambientale credo che sia un bel risultato per tutti noi. Altre domande? Prego. Posso? Sì. Ignazio, Massimo, 5 minuti Massimo. Devo dire un quarto d'ora. A 4 minuti accetto volentieri l'intervento. Adesso ci suona l'allarme. Mazzola Marino. Ma io voglio fare intanto una breve valutazione alla serata che esprimo un parere positivo, mi sembra una serata buona, su un'iniziativa che andava fatta, nella quale anche chi non segue con regolarità insomma, l'attività del comune, una serata come questa aveva un po'
un bel quadro della situazione. Quindi esprimo comunque dal mio punto di vista un apprezzamento per l'impegno dell'amministrazione, nel senso che comunque, come si diceva prima e come si dovrebbe anche sapere, al di là di chi governa, comunque l'impegno di gestire una comunità, soprattutto una città, ovviamente che noi siamo anche città, è ovviamente molto impegnativo. Quindi io ho tendenzialmente un apprezzamento per l'impegno degli amministratori. E una serata di questo tipo, ripeto, dà la possibilità di avere anche una buona informazione in generale e poi la possibilità, il vantaggio di una serata come questa è quello effettivamente di porre anche delle domande, perché anche chi segue i consigli comunali, uno dei limiti che c'è è che non si possono fare domande. Quindi appunto io farò due o tre riflessioni e un paio di domande. Poi se potete, non so, chiaro, rispondere in serata oppure sono riflessioni che comunque rimangono lì, insomma, senza problemi. E il primo ragionamento è che ovviamente le cose interessanti, ripeto, ce ne sono tante, però la democrazia normalmente implica anche che il cittadino si lamenta anche un po', insomma, altrimenti non, cioè, il bello della democrazia è quello di far presente anche le cose che non vanno. Io un paio di riflessioni che faccio, non mi è piaciuto per esempio un aspetto un po' particolare che va a toccare anche le tasche dei cittadini, non mi preoccupa personalmente l'innalzamento da 0,3 a 0,6, perché mi pare che anche le motivazioni date siano anche abbastanza comprensibili. Non mi è piaciuto, diciamo, il percorso col quale l'amministrazione è arrivata a chiedere il discorso della Tari con questo meccanismo qua dell'Andreani e delle valutazioni. Ripeto che un percorso più interessante, più corretto verso i cittadini sarebbe stato quello intanto di preavvisare che si sarebbe arrivati a questa situazione qua, il ragionamento di affidare l'incarico, e questo poteva dare magari la possibilità anche a qualche cittadino di avere anche, di riuscire magari anche a sistemare prima, oppure di avere qualche elemento in più. E quindi questo, diciamo, è un elemento un po' che non mi è piaciuto, anche perché poi le cifre sono anche abbastanza elevate, perché parlandoci chiaro sappiamo che i comuni hanno la possibilità, non è che Mannate è l'unica, hanno la possibilità di attivare entro 5 anni le richieste. Però c'è la cosa spiacevole che 5 anni vuol dire 5 anni di sanzioni, quindi questo è un altro problema che secondo me andava un po' pensato prima, perché 5 anni di sanzioni aggiunte a errori o valutazioni fatti diventano anche un impegno economico non indifferente. Per quanto riguarda invece un'altra situazione che a me è molto cara, che nonostante abbia un buon metabolismo, buona salute, non ho mai digerito, è questo intervento, sempre definito molto particolare, un po' ambiguo, delle multe al semaforo sulla statale. Questo è un intervento di tassazione indiretta, differita, chiamatelo come volete, tassazione occulta, che a me non è piaciuta. Mannate si era distinto fino adesso per non aver mai attivato una cosa di questo tipo, girato io per lavoro nella provincia di Varese negli ultimi anni, e diversi comuni hanno attivato situazioni di questo tipo. Purtroppo Mannate è arrivata a fare anche questa, con un meccanismo dove, vuol dire, non sto a dire il perché è stato fatto, però secondo me non andava fatto, anche perché se mi dite anche l'importo di quanto dà questo semaforo, ecco, questa è la prima domanda che faccio, se potete dirmi qual è l'importo che l'amministrazione incassa annualmente, mediamente, dalle multe del semaforo. Multe, ripeto, che sono di 190 euro, 150 euro se uno paga tutti i giorni, e quindi è una cifra molto elevata per una situazione dove, ripeto, molto spesso chi va forte la può fare, va meglio di chi va ad agio, perché scatta l'arancione e poi magari prende rosso. Detto questo, questo qua, ripeto, avrei preferito che l'amministrazione non avesse attuato questo meccanismo, che è un po' molto molto particolare. E poi faccio invece, chiudo con due o tre riflessioni così un po' al volo. Un tema importante, adesso è stato citato il tema dell'ambiente, effettivamente il tema dell'ambiente comprende anche tutta una serie di situazioni, quindi a me è dispiaciuto, lo faccio come flash, perché era anche il consumo di suolo, l'utilizzo di suolo, che a me è un tema molto importante, insomma. È dispiaciuto vedere cadere anche in questi giorni qua a Via Montera ancora un pezzo di terreno, di zona anche paludosa con l'acqua, e poi parliamo anche di acqua, anche lì, zona un po' particolare, quindi penso che debba essere dato ancora un po' più di attenzione per quanto riguarda il consumo di suolo, insomma, no? Ci sono molti comuni che ragionano sul consumo zero di suolo, quindi anche il comune di Mannate lo farà per forza. Sì, purtroppo diciamo questa sorella del PGT già precedenti, comunque dispiace vedere che ancora, insomma, in questo periodo cadono pezzi di terreno che potrebbero non essere stati coinvolti. L'altra cosa che noto un po' in generale, che mi sembra che sia una cosa anche un po' che non sia molto considerata, è un po' il taglio indiscriminato di alberi.
ci sono molte piante in diverse zone del paese così che vengono tagliate. Parlo anche di anche comuni limitrofi, se vogliamo dire, ma mi sembra che si debba porre un po' più di attenzione sul taglio degli alberi, in un periodo un po' particolare dove si sa che comunque insomma, gli alberi sono molto importanti anche per un discorso ambientale così, penso che ci debba essere un po' più di attenzione. Io noto molti tagli di alberi, quindi in realtà invito nel senso, ma io ho finito. No, ci mancherebbe altro. Avevi finito, scusa, non volevo. No, quasi finito. Okay. Quindi si può porre un po' più di attenzione. L'ultima cosa, ovviamente, emergenza idrica. Ho sentito appunto che ci sarà ovviamente un interessamento da parte dell'amministrazione. Io faccio anche parte di un comitato che si è interessato per quanto riguarda il discorso della situazione idrica, comitato dell'acqua, e quindi oggi vi abbiamo inviato una comunicazione, una mail nella quale formuliamo una serie di proposte e vi invitiamo ad leggere attentamente, perché penso che si possano trovare delle indicazioni utili anche per poter poi fronteggiare un po' l'emergenza e ascoltare anche un po' il parere della gente, insomma. Ho chiuso. Allora, la mail non l'ho letta perché è arrivata alle 7:25, esatto. E no, sulla questione degli alberi, nel senso, i tagli degli alberi ovviamente avvengono in proprietà private, su quali il comune può e non può intervenire, nel senso che vengono presentate delle domande, nel momento in cui le domande sono conformi il privato può procedere. Noi dal punto di vista della gestione, me l'hanno ricordato adesso attraverso un messaggio perché in mezzo a tutte le cose non l'abbiamo nemmeno detto, noi dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio arboreo e della salvaguardia del patrimonio arboreo siamo stati fra i soci fondatori di ASFO, che è l'associazione fondiaria della Valle dell'Anza. È un'associazione che si pone appunto l'obiettivo di costruire dei percorsi che siano unitari in questo momento sulla Valle dell'Anza, ma anche all'interno di tutto il tessuto cittadino di Malnate, rispetto alla gestione del patrimonio degli alberi. Quindi dei tagli che siano maggiormente oculati, che siano vantaggiosi per il privato che conferisce i suoi terreni a quest'ASFO. È stata fatta nelle scorse settimane la presentazione del progetto in sala consigliare per i cittadini di Malnate, ed è un progetto nel quale crediamo molto, proprio in questa direzione, nel senso che noi siamo i primi ad essere consapevoli che il patrimonio arboreo all'interno della città sia un qualcosa da valorizzare e da tenere dal conto. Evidentemente questo è un percorso che ha richiesto diversi step burocratici, che è arrivato a conclusione. Il comune di Malnate ha conferito tutte le sue aree boschive a questa associazione, che si occuperà poi di costruire dei percorsi che siano anche dal punto di vista dell'impatto, perché poi tutti abbiamo un certo tipo di impatto, nel senso che io ieri stavo andando, dopo tanto tempo che non lo facevo, verso le scuole superiori di Gazzada e mi sono accorto che anche lì hanno tagliato gli alberi, così come sono stati tagliati nella nostra zona in Birlinghina. Evidentemente l'impatto è un certo tipo di impatto. In una situazione come questa, che è dura anche dal punto di vista economico, evidentemente i privati che possono fare reddito attraverso il patrimonio boschivo, nel momento in cui possono intervenire, intervengono. Uno degli obiettivi dell'ASFO è anche quello di mettere in rete il più possibile questi proprietari insieme alle amministrazioni comunali dei paesi che compongono il PLIS della Valle dell'Anza, in maniera da evitare in futuro che ci siano situazioni forti anche dal punto di vista dell'impatto come quelle che ci sono state nell'ultimo periodo, questo sicuramente. Volevo solo aggiungere, se mi date la risposta di quello che riguarda le entrate del semaforo. Non lo sappiamo, non se puoi estrapolarlo e poi te la dico. Meno sapere se vige ancora, non so, se voi applicate il regolamento che mi risulta la legge nazionale, che dice che il 50% deve essere destinato alla sicurezza stradale, il 50% non. Sì, penso di sì. Sì, perché il 50% va nel fondo. Sono vincolati. Se ancora così non va nel fondo. Sì, crediti. Tutte le monte in realtà hanno questo. Però su questo io vorrei rispondere sul semaforo. Il semaforo non è stato fatto per fare cassa, attenzione, è stato messo per una questione di sicurezza. Voi vi ricorderete che su quel tratto sono purtroppo decedute delle persone, quindi sono state messe in atto una serie di azioni per cercare di mettere in sicurezza il pedone, quindi gli archetti in prossimità degli attraversamenti pedonali, ovvero siamo stati messi in condizione come pedoni di attraversare solo sulle strisce pedonali. Sono stati inseriti i lampeggianti
proprio sulle le luci lampeggianti sugli attraversamenti pedonali, e è stato messo il semaforo con il, io lo chiamo multa nuova, adesso mi sfugge il termine. Questo perché, come dicevo prima, il numero di veicoli che attraversano la nostra città e che la divide in due sulla Briantea sono più di 25, dai 25 ai 30 mila veicoli al giorno, ed è una delle motivazioni per cui noi come comune di Mandate, ma anche Vedano, che ha una situazione molto simile, stiamo continuando a bussare a tutte le porte per cercare di far realizzare il famoso peduncolo che era stato progettato, proposto, approvato, finanziato, che poi si è bloccato. Le ultimissime azioni, dopo aver sentito la provincia, dopo aver sentito la regione, è stato quello del coinvolgimento della Camera di Commercio. Camera di Commercio che si è resa molto interessata all'argomento, perché chiaramente se si mette in sicurezza il centro della città e si rende più vivibile per i pedoni, di conseguenza anche per le attività commerciali. E quindi la Camera di Commercio ha deciso di creare un tavolo di coordinamento per proporre la realizzazione del peduncolo a livello regionale e nazionale, perché sapete che questo tipo di interventi sono di destinazione dell'ANAS. Quindi questo ci tenevo, perché è per la sicurezza, attenzione, non per fare cassa. Insomma, è questa la motivazione. Siamo bene. Non condivido. Ma come non condivido? Facciamo discorsi banali. Basta non passare di lì. Basta non passare di lì. Basta andare a mangiare la velocità normale. Non sia rosso. Non è che ci vuole la pazienza per dire. Scusate. C'era una persona con la mano alzata, Gimualdi. Per quanto riguarda l'acqua, è un argomento che riforma in particolar modo. Mandate è cresciuta come popolazione. Io mi ricordo che quando ero all'elementare si parlava di 3.000 persone. Adesso siamo oltre 17.000. Poco meno di 17. I pozzi sono stati incrementati fino agli anni 70. Dopodiché c'è stato tutto un traffico, sono stati messi in rete questi pozzi per dare l'approvvigionamento a tutta il circondario, ma far crescere l'approvvigionamento non è una soluzione. Abbiamo chiuso dei pozzi nel frattempo, che a detta del momento venivano sostituiti da altri nuovi e più potenti, però funzionanti, davano da bere a 3.000 persone quei pozzi che abbiamo chiuso. Riattivarli, incrementare l'approvvigionamento, no. Io avevo in mano un piano geologico fatto dall'amministrazione Facchini ancora del tempo Mandate 2000, no? Che indicava parecchie risorse a Mandate. L'ultima che è stata data via è l'acquedotto giù alla folla, quello lungo la strada che avete appena realizzato, no? Quello adesso è di proprietà del comune di Varese, è quello che forniva, diciamo, la maggior parte d'acqua, ma lungo quella via noi potremmo attingere tranquillamente e alla grande. L'approvvigionamento dell'acqua avrebbe dovuto crescere pari al numero della popolazione. È ovvio che l'acquedotto non ce la fa a sostenere una crescita che è raddoppiata nell'ultimo. Sì, giusto per dire una cosa, nel senso, nel periodo emergenziale dello scorso anno gli acquedotti del comune di Varese contribuivano in maniera sostanziale a quelli che era l'approvvigionamento della città di Mandate, quindi in realtà nel momento in cui gli acquedotti che sono stati messi in rete dovessero servire delle città che hanno meno problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, perché hanno pozzi più capienti o con maggiore disponibilità in quel momento, gli altri paesi possono contribuire al sostentamento del comune. A noi l'altro giorno è arrivata una comunicazione da parte di Ato,
che è l'ambito territoriale ottimale che si occupa di gestire il ciclo integrato dell'acqua, che cita fra le azioni straordinarie in corso anche quella del recupero messo in esercizio con ammodernamento idraulico del pozzo Trotti su Malnate. Quindi in realtà chi si occupa dell'approvvigionamento idrico della città di Malnate, in questo caso la società delle reti, che non è una società privata, è una società in parte privata, perché una quota parte della società delle reti è anche di proprietà del comune di Malnate, e il comune di Malnate non è un ente privato. E che quota ha di partecipazione? Ha una quota percentuale rispetto agli abitanti, adesso non la ricordo, c'è dentro la percentuale che noi abbiamo nelle reti. C'è una percentuale, noi comunque abbiamo una percentuale, le reti non è al 100% privato, ma è una società in quota parte privata e in quota parte pubblica. E comunque, dicevo, chi si occupa della gestione del servizio idrico integrato si sta occupando anche di questo. Evidentemente, purtroppo dal mio punto di vista, c'è sempre questa tendenza ad intervenire quando si palesa la problematica, nel senso che 2 anni fa nessuno sarebbe venuto in mente di pensare di cercare dei nuovi pozzi, probabilmente anche chi ha pensato un certo sviluppo urbanistico della città negli anni 90, negli anni 2000, non è venuto in mente di ragionare rispetto a problematiche che in quel momento non erano impellenti. In questo momento ci troviamo in una situazione emergenziale, dobbiamo attuare delle scelte di carattere emergenziale con ovviamente la prospettiva che è quella anche di intervenire rispetto alla messa in funzione e al reperimento di fonti che siano differenti rispetto alle attuali. Un'altra tematica su cui noi combattiamo tantissimo è la dispersione idrica delle nostre tubature. A livello nazionale si parla del 40-50% di acqua che viene immessa in rete che viene dispersa. Sul comune di Malnate le percentuali sono indicativamente queste. Evidentemente quello è un altro tema sul quale intervenire, perché se io ogni 2 litri d'acqua che viene immessa in rete sul territorio nazionale un litro si ridisperde e ora che torna all'interno delle fonti passa del tempo, evidentemente questa è una problematica. Però ribadisco, chi si occupa di questo aspetto che ha in concessione da parte del comune di Malnate la gestione di questi servizi lo sta facendo, noi stiamo spingendo affinché lo faccia, e la speranza è innanzitutto che la situazione emergenziale smetta di essere emergenziale. Se questa situazione da emergenziale dovesse trasformarsi in una situazione standard e quindi dovesse essere questo il nuovo aspetto e la nuova normalità che noi ci troviamo a vivere, evidentemente bisognerà fare degli interventi, ed evidentemente questi interventi saranno messi in atto. Questo sicuramente. Se posso aggiungere questo, signor Genualdi, rispetto a quello che diceva Jacopo Bernard, e questo lo citavo all'inizio, noi abbiamo la gestione delle reti, con le reti abbiamo fatto più e più tavoli per chiedere di intervenire su quello che diceva poco fa Bernard, cioè la dispersione. Voi avete visto che le nostre strade sono martoriate, ma perché sono martoriate? Perché stiamo cercando di recuperare quell'acqua che si perde, perché purtroppo il colabrodo che si crea che si è creato nel tempo, l'ho detto prima, le nostre reti hanno circa 100 anni, è chiaro che si ammalorano. Mi permette di sentire. Vabbè, in alcuni tratti hanno circa 100 anni, si rovinano e le perdite sono tante. Quindi l'intervento che è stato fatto in sinergia con le reti qual è stato? Andate a fare le videosorveglianze, cerchiamo di capire quali sono innanzitutto i punti di maggior perdita, e lì sono intervenuti via Ravina, via Settembrini, via Matteotti, ne cito solo alcuni. Ci hanno lavorato mica male, hanno messo a posto parecchia roba. Ma stanno continuando, via Milano. Ma da questo punto di vista avete preso un applauso di tutta la popolazione, secondo me. No, però era per dire che quella è la prima azione che bisogna fare. Chiaramente è talmente ampia la rete che bisogna fare non per super volta, perché poi non ci siamo solo noi, ci sono altri comuni. Il vantaggio di essere entrati a far parte di questo gruppo è che chiaramente hanno risorse maggiori di un comune, può avere un comune per fare manutenzione sulle reti, perché noi abbiamo 60 km di strade, significa 60 km di fogne, 60 km di
reti di idriche, 60 km di rete telefoniche, vedete che ci sono le varie agenzie che si occupano di telefonia che stanno implementando per portare la fibra ai cittadini, cioè sono tutte azioni che... Torno a ripeterlo, io con la mia età ho visto crescere Malnate e proporzionalmente l'approvvigionamento idrico. Quando sono arrivati a 172 metri di profondità, equivale a dire sotto il fiume Olona, no? Hanno detto chiudiamo questi qui perché la manutenzione di questi qui è onerosa rispetto alla produzione di quelli che abbiamo realizzato. Sono informato di questo perché mio padre era capomastro qui in comune e quindi con la sua esperienza geologica era sempre ben presente a questo tipo di lavoro, soprintendente in pratica. I pozzi sono stati regolati in base alla popolazione, anzi mi ricordo una frase del sindaco Bocci che diceva noi fino al 2000 siamo a posto, infatti, molto ragione, siamo nel 2023, no? Però a questo punto dico quei pozzi che abbiamo chiuso e riapriamoli, sì, sì, no, siamo senza acqua, riapriamoli, nel frattempo il lavoro che state facendo becca il plauso della popolazione. Purtroppo però c'è il rovescio della medaglia, che le strade bisogna aspettare almeno 6 mesi, se poi non piove la stabilizzazione delle strade diventa ancora più lenta, è tutto un meccanismo contorto, insomma, però cioè, insomma, facciamo quello che dobbiamo fare. Grazie. Ci sono altre domande? Prego. Sempre sull'emergenza idrica. Volevo sapere se sono previste azioni da parte del Comune di sensibilizzazione per la popolazione sull'utilizzo dell'acqua pubblica e di incentivazione sulla raccolta ad esempio delle acque piovane, come dicevi tu Irene, sia per gli orti ma soprattutto per chi edifica ex novo, raccolta dal tetto di acque piovane per gli usi meno nobili che possono essere dei bagni, irrigazione dei giardini piuttosto che lavaggio auto o cose di questo tipo, perché purtroppo l'acqua piovana che dai tetti va in fogna è una risorsa che attualmente va in fogna. Bella domanda, è un obbligo di legge adesso sulla rigenerazione idrica, cioè è obbligatorio innanzitutto separare le acque bianche dalle acque nere, cosa che noi abbiamo fatto adesso in via Matteotti perché confluiva tutto nella fogna. Quando si costruiscono le nuove case va necessariamente fatta una separazione delle acque, scusate. Sì, no, ma mi sfugge il termine. La raccolta delle acque deve essere fatta in modo intelligente, in modo che venga separata dalla fogna. Azioni di sensibilizzazione, tu hai ragione, però effettivamente, voglio dire, se accendi la televisione, lo dicono tutti i telegiornali, ormai è noto che c'è il problema. Purtroppo la sensibilizzazione non passa perché a me capita di vedere ancora tanta gente che con l'acqua potabile bagna il giardino, lava la macchina. Io comunque questo all'ordine del giorno. Davide, scusa. Andando su quello che diceva lui del semaforo, intervento che non condivido, perché secondo me la cittadinanza quando la prendi. Se non rispetta le regole, purtroppo la sanzione pecuniaria è una sanzione che lascia il segno. Per cui sicuramente quel semaforo viene più rispettato da quando c'è lo stop. E così penso che la gente rispetti di più quando viene multata perché usa l'acqua potabile per usi non noti. Quindi forse da questo punto di vista bisognerebbe dare sensibilizzazione informativa ma eventualmente anche di sorveglianza. Sì, hai perfettamente ragione, volevo soltanto dire due cose. Hai ragione sul semaforo, tanto è vero che adesso vorrei toccare ferro perché comunque sono alcuni anni che grazie all'introduzione di quella dissuasore di velocità si sono ridotti notevolmente gli incidenti su quel tratto e soprattutto gli incidenti mortali, toccate ferro perché non si sa mai.
L'altra cosa, sì, secondo me la sensibilizzazione comunque va sempre bene. Adesso, lo dicevo prima, c'è un tavolo del prefetto. Il prefetto ha messo già a punto una serie di indicazioni che noi, voi comuni, dovremmo fare nostre e divulgare, ma c'è anche il discorso dell'ordinanza. Noi in questi giorni eravamo pronti a uscire con l'ordinanza, ma siccome si sta valutando a più livelli da parte del governo a scendere, come gestire l'ordinanza, perché poi l'informazione alla cittadinanza è difficile da far comprendere, nel senso, l'anno scorso per esempio noi abbiamo vietato di bagnare gli orti, a Vedano no, perché? Perché abbiamo due fonti di approvvigionamento diverse, abbiamo due gestori che a noi hanno detto il tipo di consumo mannate era elevatissimo e quindi bisognava assolutamente ridurre il più possibile. A Vedano c'era un consumo diverso e quindi in altre città per esempio hanno concesso di innaffiare di notte perché il consumo notturno era diminuito. A Mannate il consumo è sempre stato altissimo. Purtroppo, se, come dici tu, a volte se non si sanzionano le persone non capiscono, però io credo che siamo abbastanza intelligenti da poter capire questo. Adesso stiamo valutando come mettere a punto l'ordinanza, però ripeto, lo vorremmo fare in sinergia, vorremmo anche fare delle assemblee pubbliche con gli enti gestori, però stiamo aspettando di capire come fare l'ordinanza, come fare la comunicazione in modo che sia quanto più sinergica con gli altri comuni della provincia. Grazie. Dal punto di vista della sensibilizzazione, Davide, scusa, concludo, io ho praticamente dall'inizio dell'anno scorso ad oggi, ogni volta che ho potuto, scritto sul Mannate Ponte quella che era la situazione. Ci sono stati degli aggiornamenti anche all'interno del Consiglio Comunale, siamo in continuo contatto e cerchiamo di informare la popolazione rispetto ad una situazione che ormai è data per assodata, nel senso che nessuno può più dire che non è a conoscenza di questo tipo di situazione. Faremo sicuramente delle altre campagne di sensibilizzazione attraverso i social, attraverso la pagina, le pagine anche del sito internet, in concomitanza con la sicura ordinanza che verrà emanata nelle prossime settimane, immagino entro il prossimo mese, comunque a breve. E l'altro aspetto è quello della punizione. Io sono d'accordo con te rispetto al fatto che se esiste un modo per sensibilizzare le persone è colpirle all'interno del portafoglio. Non è così semplice su un territorio grande come quello di Mannate portare avanti un certo tipo di attività. Anche perché noi abbiamo delle associazioni che si occupano di controllo del territorio, che si possono occupare di controllo del territorio, ma che di fatto non hanno la possibilità di erogare sanzioni, nel senso, stasera si è parlato molto spesso dei carabinieri in congedo che erano qui, che molto spesso durante l'ordinanza lo scorso anno hanno vigilato sulla città. Evidentemente lì ci sono due aspetti. Il primo aspetto è che vedendo qualcuno arrivare che ti controlla basta chiudere il rubinetto e nessuno può più dire che lo stava facendo. E se una persona non ha a cuore il senso di comunità e non conosce il senso di comunità, evidentemente appena la macchina dei vigili ha girato l'angolo riapre la sua cannetta e continua a innaffiare il giardino. Questo è uno sforzo importante dal punto di vista culturale. Noi speriamo che rispetto all'anno scorso questo tipo di atteggiamenti siano meno frequenti e meno posti in essere dalla popolazione, perché ormai la situazione è molto più grave rispetto all'anno scorso. Se l'anno scorso il livello di gravità era di un tipo, in questo anno in cui praticamente non ha mai piovuto si è decuplicata la problematica. Quindi la nostra speranza è che sia passato un certo tipo di concetto. Non abbiamo evidentemente occhi e mezzi per controllare 17.000 abitanti, quindi un minimo di speranza rispetto al fatto che la cittadinanza abbia compreso quali sono gli atteggiamenti da porre in essere e quelli da non porre in essere, l'abbiamo. Non abbiamo purtroppo la possibilità di controllare tutti, ma la volontà è quella di provare a controllare il più possibile, di cercare di limitare questo tipo di atteggiamento, che sono degli atteggiamenti che vanno in spregio ad un senso di comunità. Noi spesso stasera abbiamo parlato della città di Mannate come di una famiglia. In questo caso è proprio fregarsene del proprio vicino, fregarsene delle persone anziane che hanno necessità, fregarsene dei bambini, fregarsene di chiunque abbia necessità dell'acqua, perché l'acqua poi
ci sono dei momenti in cui, come è successo in altri comuni lo scorso anno, da alcune parti di notte semplicemente la chiudevano, e se un anziano si voleva svegliare e andarsi a bere un bicchiere d'acqua che usciva dal rubinetto non lo poteva fare. Neanche questo, noi. Come? Neanche noi. E no. Uscendo l'acqua che esce dal rubinetto. Ok, questo è un altro tipo di discorso, però in realtà quel tipo di ordinanze ha quel tipo di impatto, quindi la nostra speranza è quella di scongiurare questo, però chi pone in essere dei comportamenti che sono contrari al buon vivere civile a quello tende, cioè al fatto di privare altri di un diritto che lui si arroga per cose che magari sono anche meno importanti. Questo sì, ma lui diceva di abituare i cittadini a capire, cioè, ci sono questi, io ribadisco, abbiamo con le multe più di un post, più di un post su Facebook, fare col più di un articolo su Malnate Ponte, più di un avviso sul sito internet. C'era il signor lui che voleva fare una 11:10, però era chiudere. Andiamo verso la chiusura. Abito in via Matteotti. No, vorrei sapere l'assessore quando facciamo l'asfalto di via Matteotti, perché 6 mesi sono passati, quindi se passiamo in macchina sulla via Matteotti possiamo fare un frullato automatico. Non so se vi siete accorti, passando su quella strada lì è un disastro. Ci può dare una risposta, assessore? Grazie. Allora, devo anche delle risposte benché brevi. Allora, beh, parto da via Matteotti. Avete visto che su via Matteotti quest'anno sono impegnati 453.000 euro di fondi nostri. Ora, noi potremmo disporre di quei fondi a partire, sperabilmente, da dopodomani sera, quando il Consiglio dovrebbe approvare il bilancio. Prima non possiamo spendere. Nel Comune, da quello che ho capito, sono ignorante, lo ammetto, ma da quello che ho capito il Comune non può fare dei pagherò, chiamando prima dei professionisti, dandogli incarichi, eccetera. Ma la spesa è inerente al Comune, quello che c'è. Sì, è tutta roba nostra, quindi non dobbiamo aspettare vittorie di bandi, eccetera. Questa è la prima cosa. Riqualificazione urbana, perché lì non c'è scritto asfaltature, significa, diciamo, che la speranza dell'amministrazione è quella di non limitarsi unicamente a riasfaltare e fare le strisce che non si vedono attualmente, ma di dare a quella strada un aspetto più importante, cioè di renderla, forse un concetto un po' antisonante, ma insomma un po' il salotto buono di Malnate, la porta d'ingresso verso il centro città per chi arriva dalla stazione. Quindi l'idea è di studiare tutta una serie di interventi. Sapete anche che l'amministrazione lì, come previsto dal PUS, vuole realizzare oltre al marciapiedi anche una pista ciclabile. L'idea è di studiare anche eventualmente delle isole alberate per cercare di dare un aspetto, insomma, un po' più importante, magari anche una pavimentazione che non sia il banale asfalto che stendiamo altrove. Naturalmente questo implica, ripeto, appena avremo il bilancio dovremo scegliere una ditta di urbanisti che ci aiuti, noi daremo le indicazioni, poi loro svilupperanno le idee e ci dovremo incontrare per verificare se, diciamo, tutte le varie, diciamo, esigenze dei vari portatori di interesse sono in qualche modo rispettate. Però io adesso non metto la mia mano sinistra a disposizione per il taglio al 31 dicembre, perché, però, diciamo che ragionevolmente io credo che nei prossimi mesi, insomma, si vedranno partire i lavori e concludere, perché poi in realtà si tratta in fondo di 300 metri, 400 metri di strada. Questa è la risposta, che non so se è esaustiva, ma per rispondere, per rispondere brevissimamente al signor Bulino. Allora, le domande sono facilissime, le risposte sono complicatissime. Ora, chiedeva perché il polo non è ancora partito, perché le rotonde non sono ancora partite. Allora, un motivo banale è questo, che ho appreso anch'io, diciamo, in questo anno di esperienza, che quando si tratta di opere così vaste e importanti e complesse,
non è come una trattativa fra proprietario e diciamo esecutore dei lavori, dove le cose si risolvono rapidamente più o meno intorno a un tavolo in poche settimane. Qui diciamo la complessità dell'opera rende necessario, questo è un discorso che vale per tutti, rende necessario l'interlocuzione di numerosi attori, e questa diciamo abbondanza di interessi fa sì che ci sia una continua comunicazione tra l'amministrazione e i vari attori presenti. Quindi non so, io devo scrivere alla sovrintendenza, mando il progetto alla sovrintendenza, la quale si prende non un giorno o due, ma magari si prende 60 giorni per rispondere, e quindi i tempi inevitabilmente si ampliano. Ora, per entrare più nello specifico sul polo, io ho risposto credo in maniera molto molto lunga, insomma, durante la penultima commissione, quindi lì eventualmente siccome è pubblica, registrata Mannate.org, chi ha desiderio può andare a riascoltarsi proprio le parti relative, però posso cercare di non sfuggire alla domanda. Allora, sul polo la questione è diciamo di questo tipo. Noi avevamo fatto un progetto di fattibilità, il primo, che prevedeva un'esecuzione dell'opera a lotti funzionali. Poi, improvvisamente e inaspettatamente, il governo ha sbloccato, c'è stato il cosiddetto sblocco del patto di stabilità, il che ha reso disponibili nelle competenze dell'amministrazione l'intera cifra. Questo ci ha convinti a dire ok, allora non facciamo pezzo per volta un cantiere perenne che è sempre lì, cerchiamo di realizzare il tutto. Questo di fatto ha imposto una modifica di quello che era il primo progetto di fattibilità. Dopodiché diciamo sono cominciate delle analisi dell'edificio dell'ex alberio, e diciamo le risultanze delle analisi ci hanno portati a capire che una buona parte di quell'edificio era adatta a fare da abitazione, ma non era adatta a portare un carico di persone come quello che sperabilmente dovrebbe essere l'uso tipico di un polo civico, cioè di qualche decina o centinaia di persone in ogni istante di apertura. Quindi questo ha provocato un cambio ancora di rotta, e naturalmente ogni volta che succede queste scoperte ci si apre una fase interlocutoria fra amministrazione e progettisti, perché naturalmente, come potrete ben capire, ogni volta queste novità comportano da parte dei progettisti, dice però guarda che i prezzi non saranno quelli che, e ovviamente l'amministrazione deve fare gli interessi del deve fare interessi della popolazione di Tese. Quindi è ovvio che le interlocuzioni sono necessariamente anche lunghe. Poi io non nascondo, l'ho detto in commissione, cioè diciamo che con questo pool di progettisti abbiamo avuto alcune difficoltà, ecco, lo dico, cioè c'è stata una non litigiosità ma una notevole dose di di contrapposizione di vedute che ha allungato i tempi. Poi ci sono messi gli aumenti dei prezzi. Gli aumenti dei prezzi, come già detto all'inizio, hanno comportato non una modestissima un più 5%, ma in certi casi si è arrivati a un più 50, più 60, più 100% dei prezzi. Il che capite bene che sballa il quadro economico, e questo vuol dire che quell'opera che magari doveva costare X ti costa 3X se dai in retta loro, se vuoi fare tutto, e quindi devi pensare a dire devo restare dentro questo quadro economico, allora mi devo mettere lì di nuovo,
coi progettisti a dire no, ragazzi, questa è la cifra che il Comune di Malnate può mettere a disposizione. E lì si aprono discussioni, discussioni, riunioni, riunioni, discussioni, valutazioni. E come veramente... Messina, praticamente. Guardi, non auguro a chi dovrà farlo perché saranno complicati. È lo stesso discorso, è un po' quello delle rotonde. Allora, intanto il PUNS prevedeva le rotonde, bisogna tener conto appunto che è una specie di PGT, se vogliamo, del traffico, cioè un documento strategico che poi deve calare l'opera nel sito dove essa è prevista che sia. E quindi ovviamente nel momento in cui uno cala l'opera, cioè prende la penna, comincia a fare misure, si accorge che ci sono delle difficoltà. Ora, noi lì avevamo avuto un primo progetto che però, come amministrazione, parlo della rotonda davanti al municipio, aveva lasciato molti dubbi e molto mare in bocca da questa parte. Perché? Perché ovviamente il PUNS prevede, cioè nell'ottica di chi l'ha voluto, dovrebbe essere lo strumento che ti porta a pianificare un paese dal punto di vista della mobilità dei pedoni e dei ciclisti messi perlomeno sullo stesso piano delle automobili. Non dico più in alto, ma bisogna metterli, cioè andare avanti, voglio dire, mettersi nei panni di un mondo che va avanti e che non vede l'automobile come l'unico strumento per spostarsi dentro il paese. Ora, quella prima versione non teneva conto di questi aspetti. Noi abbiamo sollecitato la correzione di quei progetti e non ce l'hanno fornita. Per cui siamo poi passati a un altro progettista. Questo progettista ha, secondo me, ha ricevuto l'incarico, ha sviluppato questa cosa. Però anche lì poi, come dire, sorgono nel momento in cui uno si mette all'opera, dice ok, io ho disegnato la rotonda. Poi che cosa scopro? Scopro che dopo il Covid, le nuove norme sul traffico pesante prevedono che, per esempio, la lunghezza massima dei veicoli che possono circolare dentro, che possono passare dentro Malnate, non è quella vecchia, ma è aumentata di 1,5 metri. Cioè sono passati dai 17, adesso vado un po' in noia, ai 18,5. Questo comporta delle enormi variazioni dei raggi di curvatura. Ora, uno dice, basta impedire che i tir passino. Non è così semplice. E soprattutto il caso dell'autista polacco, dico io, che fregandosene del divieto parte e sale, col suo bel tir da 19 metri, ci arriva in centro paese e ci blocca tutto, perché nella rotonda si incastra. Ora, questa cosa neanche il progettista la sapeva, l'ha appresa andando a dire ok, mi tocca progettare questa rotonda, devo fare questa cosa. Sì. E questo comporta inevitabilmente l'allungamento dei tempi. Non ultimo, e chiudo, quando ben bene avevamo tenuto anche conto di queste cose, incontriamo l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, la quale ci dice guardate che Malnate si trova sulla linea Varese-Como, linea di importanza regionale. Questo vuol dire che da Malnate, da Como verso la stazione e dalla stazione verso Varese, debbono poter transitare i bus doppi, che non passano quasi mai, ma adesso ci sono, forse qualcuno, ma non hanno difficoltà. Ora, nella rotonda, quando gli abbiamo detto ma voglio fare la rotonda, però ci hanno detto ma i bus siete sicuri che ci passano? Allora siamo andati a vedere e la risposta ha detto no, perché le misure sono talmente diciamo limite, per cui l'autista che sta pensando al litigio che ha fatto con la moglie la mattina, imbocca male la curva, si pianta in traverso e blocca il paese. E allora vai a cercare soluzioni alternative che devi proporre, che devono essere recepite, che devono essere valutate, e le cose diventa come la storia di quella che non finisce. Non cambiare la moglie, no? No, per dire, ecco, che ci sono, poi capisco anch'io, può darsi che ci sia anche dell'inerzia da parte del sottoscritto, io non è che do tutte le colpe agli altri, me le piglio anch'io.
ho anche una vita e ogni tanto sbaglio. Direi che possiamo concludere. Io vorrei ringraziare tutti voi perché è stato un bel incontro. Grazie, buonasera.